cominciamo questa serata tra amici? Certo. Sì. Allora, rompo subito il ghiaccio, ovviamente ringraziando tutti gli illustri ospiti, nonché amici grandissimi che appunto ci hanno dato la massima disponibilità di trovarci qua in Toscana per la prima volta a parlare appunto di questi percorsi per me importanti, che sono appunto il progetto per non dimenticare, l'associazione Ponti di Memoria e il progetto Città della Memoria. Abbiamo dato la nostra più che massima disponibilità a fare da sera lunga, appunto perché come ultimo comune aderente appunto abbiamo sentito la necessità di ritrovarci per consolidare questo progetto a cui fortemente crediamo. E ringrazio in particolar modo, parto ovviamente non in ordine di importanza ma in ordine proprio di giro, almeno facciamo Sergio Collini, presidente dell'ABI, che dopo di sera lunga farà un saluto. Riccardo Margheriti, vicepresidente dell'ABI Sina Lunga, Daniele Bianchessi dell'associazione ACI Ponti di Memoria, Laura Tussi, giornalista e docente del progetto Per non dimenticare, la dottoressa Carla Giacomozzi, che è responsabile appunto del progetto Città della Memoria, e Fabrizio Caracolici, presidente dell'ABI di Nova Milanese, che fa parte sempre del percorso Città della Memoria. Ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, in particolar modo anche Luisa Giorda, che è venuta da Borgo San Dalmazzo, anche l'assessore di Trequanda Marla Cagnina, che è l'ultimo comune che ha aderito a questo percorso. E niente, lasciamo un po' alla libera, innanzitutto con i saluti preliminari di... Un saluto che è velocissimo. Allora passiamo la parola magari a Riccardo Margheriti, vicepresidente dell'ABI di Siena, e poi cominciamo ovviamente a ragionare un po' sui nostri obiettivi e quelli che possono essere appunto i punti che ci uniscono e che ci danno ovviamente questa spinta per portare avanti questo progetto, insomma. Riccardo. Sì, io un saluto cordiale a nome dell'ABI provinciale per questa iniziativa che direi che mai come nella situazione di oggi risulta attuale. Io credo che avere la memoria storica non è indispensabile soltanto per conoscere il passato, è indispensabile per affrontare l'attualità, per guardare avanti, per garantire un futuro democratico e di sviluppo a questo Paese. Io credo che sia bene ricordare che c'è una qualche similitudine tra la vicenda che stiamo vivendo oggi e quella che questo Paese ha vissuto negli anni 19-20, con la disoccupazione anche allora crescente, la miseria, dopo la prima guerra mondiale, le manifestazioni, la repressione e allo stesso tempo una demagogia terribile, un populismo straordinario che fu sfruttato in quel periodo in modo particolare da un personaggio che veniva peraltro dalle file socialiste e che si chiamava Benito Mussolini e che seppe orientare questo tipo di manifestazione, di sofferenza, di protesta in una direzione che poi si è rivelata profondamente sbagliata e terribile per questo Paese, fino appunto a rovesciare in quel momento un governo democratico come quello di Giolitti e con la divisione tra le forze politiche, non solo di sinistra, ma di sinistra e democratiche, anche quelle cattoliche, arrivò fino a sciogliere il Parlamento e arrivò fino a sciogliere i partiti politici e arrivò fino a sciogliere le organizzazioni sindacali per organizzare un sistema in qualche modo spesso terribile, dittatoriale, complice la monarchia, con la marcia su Roma e dopo la marcia su Roma. Un potere, ripeto, che ha fatto danni incredibili. Oggi qualcuno dice ha fatto anche cose buone, ma non ci sono dubbi che ci sono state anche alcune cose buone. L'avvio della previdenza, tanto per fare
fare un caso, era una cosa buona, ma all'interno e comunque sempre di una dittatura che vietava la libertà, la democrazia e che orientava tutti nella stessa, cercava di orientare tutti nella stessa direzione. Un regime che arrivò fino all'approvazione delle leggi razziali, con tutto quello che hanno determinato per gli ebrei, e non solo per gli ebrei, ma per tutti gli oppositori, per le persone più deboli del paese, per quelli che erano malati di mente, per gli handicappati e così via, fino appunto a portarli molti in prigione e alla morte, e portò l'Italia in guerra a fianco di Hitler e nazismo tedesco. E dopo la caduta di Mussolini e l'armistizio, costruì la Repubblica Sociale Italiana e la Guardia Repubblicana, Nazionale Repubblicana, in alternativa a quel che rimaneva dell'esercito italiano, anche qui per aiutare i tedeschi e le SS a continuare a dominare in questo paese, e inviando, ripeto, in Germania centinaia di migliaia di persone destinate ai campi di lavoro e purtroppo destinate anche ai campi di concentramento e di sterminio. Ecco, ci vuole la resistenza armata a fianco delle forze alleate, che costò anche questa centinaia di migliaia di morti, per sconfiggere appunto il fascismo, liberare il paese dai tedeschi e creare le condizioni per ricostruire la vita democratica in questo paese. È in questa terribile prova che maturò quello che il presidente Napolitano ha definito in queste settimane lo spirito costituente dei partiti, che pur da posizioni politiche e culturali diverse con il Comitato di Liberazione Nazionale avevano guidato la resistenza e riconquistato libertà e democrazia. Si trattava, come è noto, di partiti di massa, non di partiti personali, guidati spesso da grandi ideali, espressione convinta e partecipata in qualche modo dal popolo, dai democratici, non, ripeto, di partiti personali o di gruppi di interesse. Partiti che, nonostante le avversità politiche, che cominciarono subito a manifestarsi sul piano internazionale, dopo la spartizione del mondo da parte dei vincitori della guerra avvenuta a Yalta, ed iniziò immediatamente quella che poi è stata definita la guerra fredda, che contrappose due mondi diversi, due mondi con armamenti che si puntavano l'uno contro l'altro, due mondi che sul piano economico e sociale si combattevano tra di loro e nelle parti del mondo non occupate, ma ancora occupate dal colonialismo, perché ogni paese che si strappava da una parte o dall'altra poteva indebolire le sorti dell'uno o dell'altra parte di questo mondo. Tutto questo determinò la rottura del governo di unità nazionale di Alcide De Gasperi, e quei partiti non poterono più collaborare in concreto, però non persero in quel momento il senso di responsabilità e il loro spirito cosiddetto costituente. Vararono insieme la Costituzione della Repubblica, che rimane ancora oggi, per i valori e i principi che afferma, la guida fondamentale per un rinnovato futuro per il nostro paese. Guidarono la ricostruzione materiale e morale dell'Italia, aprirono la strada dello sviluppo fino al miracolo economico degli anni 60, crearono posti di lavoro, consentirono l'affermarsi di nuovi diritti sociali, civili,
nei luoghi di lavoro, garantirono istruzione e assistenza sanitaria, combatterono con fermezza il terrorismo degli anni 70 e 80. Ecco, ricordare di avere memoria storica delle radici della nostra Repubblica, delle tragedie che abbiamo vissuto, ma allo stesso tempo dello spirito costituente che l'ha permeata nei primi decenni, senza demonizzare la Prima Repubblica, come spesso è stato fatto da 20 anni a questa parte, e senza demonizzare i grandi risultati che ha consentito di raggiungere quella Prima Repubblica, ma cercando di analizzare bene gli errori degli ultimi decenni che l'hanno portata all'inglorioso decesso, a me sembra che sia oggi indispensabile. Se un ricordo del passato è necessario, l'esame serio di che cosa è accaduto dai primi anni 90 ad oggi non può essere minimamente trascurato, perché il lavoro che faremmo guardando solo al passato rischierebbe esclusivamente una santificazione di un qualche cosa che non servirebbe all'attualità. Oggi, dicevo, rifarsi quindi a questo spirito costituente a me sembra che sia più utile e urgente di sempre per scegliere la strada giusta per uscire dalla terribile crisi economica, sociale, politica e anche morale, purtroppo, nella quale attualmente ci troviamo. Perché se all'alba della Repubblica le macerie lasciate dalla guerra, dal fascismo, da una dittatura erano visibili materialmente da tutti i cittadini e tutti avvertivano la necessità di rimboccarsi le maniche per ricostruire, oggi le macerie sono di tipo diverso, attengono alla crisi di un sistema economico più dedito a fare i soldi con i soldi della speculazione finanziaria che ha invaso il mondo, anche anziché investire in lavoro, produzione di valore reale, un sistema che produce danni gravissimi, lo vediamo, la disoccupazione, le famiglie che non ce la fanno più, ed è inutile, voglio dire, insistere su queste questioni che abbiamo di fronte tutti i giorni, ma anche riduzione, produce anche riduzione della democrazia, sfiducia verso le istituzioni e i partiti, verso i sindacati e pesanti degenerazioni morali sul piano pubblico e sul piano privato e nuovi paradisi fiscali in diverse isole sperdute negli oceani. Ecco dunque perché è essenziale a nostro parere la memoria. Conoscere la storia d'Italia dell'ultimo secolo, particolarmente dalla Prima Guerra Mondiale in avanti, conoscere la resistenza, lo spirito costituente che consentì di varare la Costituzione, il riconoscimento, la ricostruzione materiale del Paese, la costruzione democratica e istituzionale che ne è derivata, di fronte alla quale ancora ci troviamo, e che conoscere tutto questo può servire non per guardare indietro, ma perché può offrire insegnamenti per prendere misure anche difficili ma indispensabili per invertire la rotta nella quale ci siamo incamminati ed avviare nella nuova situazione in cui siamo immersi la ricostruzione morale ed economica, morale in primo luogo, democratica in primo luogo e per questo anche economica del nostro paese. Ecco da qui l'urgenza, concludo subito, di ripensare il tipo di sviluppo, la funzione dei partiti politici, delle istituzioni e dell'insieme dell'organizzazione sociale. Uscendo dal metodo perverso della politica urlata, della contrapposizione a prescindere dai contenuti, dalla personalizzazione della politica, per tornare al confronto di merito, alla valutazione oggettiva delle difficoltà e delle rispettive responsabilità, per fare sintesi in sostanza ed avviare le necessarie soluzioni.
portando ciascuno le proprie idee, le proprie proposte, da confrontare in modo costruttivo, facendo funzionare davvero la democrazia e le istituzioni, e non dando lo spettacolo che fino a ieri, e anche stamani, indecente a mio parere, di un Parlamento non in grado di funzionare, di partiti politici allo sbando, di interessi di parte e di gruppo e non di interesse generale, perché questo, secondo Lampi, è il metodo da escludere se vogliamo riconquistare appunto un obiettivo importante, quello di saper lavorare insieme partendo dalla realtà difficile nella quale siamo, che è difficile per tutti, e non ritenendo che qualcuno abbia in tasca tutte le carte da solo per uscire da una situazione così, così drammatica. Ecco, ripeto, concludo su, scusate, se l'impegno di ricostruire memoria storica, specie assieme alle giovani generazioni, può voler dire dare un contributo in queste direzioni, e io penso che questo sia l'obiettivo principale, molto bene che questa azione parta dal basso, dagli enti locali, dai comuni, che sono le istituzioni più vicine e gli interlocutori più diretti per tutti i cittadini, per le scuole, le famiglie. E se per questo i comuni, le città della memoria, uniscono i loro sforzi su orientamenti e iniziative convergenti, formando una specie di network sul piano nazionale, l'ANPI, che della memoria e del rispetto e dell'attuazione della Costituzione ha fatto da sempre le proprie bandiere, non può che essere al vostro fianco per portare il suo autonomo contributo alla riuscita di questa iniziativa. Per questo, quando Bellini, che è anche membro del nostro comitato provinciale, ci ha illustrato questo progetto, l'abbiamo subito apprezzato, fatto nostro, e lo abbiamo inviato a tutti i sindaci della provincia di Siena perché deliberino al più presto l'adesione dei loro comuni. Qualche altro comune o che si lunga l'ha già fatto, e quindi io mi auguro che appunto questo progetto davvero vada avanti, si rafforzi, abbia tanti comuni aderenti e sul piano nazionale porti avanti questa riflessione e queste idee. Appunto, grazie Riccardo. Riccardo ovviamente ha fatto una panoramica chiara delle motivazioni per cui noi questa sera ci troviamo che discutere, cioè tutti nel nostro specifico ovviamente ambito, diciamo, di operatività, cerchiamo di raggiungere questo obiettivo, cioè quello di rafforzare la memoria, che forse è uno dei pochi aspetti che forse ancora ci unisce e ci rafforza dal punto di vista della nostra identità culturale e nazionale. E appunto questa sera ci sono tanti interlocutori che appunto parleranno delle esperienze che stanno portando avanti riguardanti il tema della memoria. Diamo la parola subito a Daniele, che appunto a prima Laura, scusa, prima Laura appunto, che parlerà appunto del progetto per non dimenticare, quindi farà un cappello generale sul progetto, e poi dopo parlerà Daniele. Grazie. Allora, buonasera, annuncia il microfono. Buon pomeriggio, bentrovati. Io sono Laura Tussi, ho il piacere, l'onore e la responsabilità appunto di curare la parte promozionale, di curare la promozione, l'aspetto divulgativo di un progetto molto importante, il progetto per non dimenticare, che vuole essere innanzitutto un progetto per la pace, sulla pace, vuole essere un progetto sulla memoria storica, vuole essere ed è stato e sarà. E questo progetto per non dimenticare, in collaborazione appunto con Fabrizio Cracolici, presidente ANPI di Nova Milanese, con cui curo appunto la parte divulgativa insieme a Daniele Biacchessi, caporedattore di Radio 24 Sole 24 Ore, giornalista d'inchiesta, attore di teatro di impegno civile,
nonché presidente dell'associazione Arci Ponti di Memoria, del titolo emblematico appunto Ponti di Memoria, perché raccoglie appunto gruppi di attori impegnati nel teatro civile, appunto nella testimonianza civile, e quindi è tutto un lavoro questo di Bianchessi, ne parlavamo prima, di democrazia appunto partecipata, è un grosso lavoro di impegno civile, quindi colgo l'occasione appunto di ringraziare per l'invito appunto di questo pomeriggio Mario Benigni, appunto perché come si è detto appunto il comune di Sinalunga ha aderito al settore del progetto Per non dimenticare, dal titolo Città Memoria, con altri comuni del Senese, e ringrazio, innanzitutto siamo qui io e Fabrizio Cracolici, siamo portavoce appunto di quella che è la parte istituzionale di questo progetto Per non dimenticare, insieme a Carla Giacomozzi, archivio storico della città di Bolzano, che rappresenta un po' la parte istituzionale fondativa dagli anni 90, dal 96, di questo progetto. E poi portiamo i saluti del sindaco di Nova Milanese Laura Barzaghi e dell'assessore alla cultura Rosario Longoni, che ci hanno sempre promosso e sostenuto nella parte divulgativa di questo progetto. Inoltre Fabrizio Cracolici è anche referente di questo progetto, poi vi parlerò di questa cosa. Il progetto Per non dimenticare delle città di Nova Milanese e Bolzano è volto alla valorizzazione e alla produzione di dibattito e di documentazione, di valorizzazione rispetto ai temi e ai significati della memoria storica e della Costituzione, della memoria storica dell'antifascismo, della resistenza, della deportazione, della liberazione, e dell'universo e del sistema concentrazionario italiano ed oltralpe, e dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi personalmente, in collaborazione con Fabrizio Cracolici, curo la parte promozionale del progetto Per non dimenticare, e tutto questo impegno civile che noi promuoviamo anche attraverso un canale video YouTube che vedete appunto alla voce Laura Tussi. Questo importante impegno civile ha avuto luogo nel 2009 con la presentazione da parte del caro amico Monio Vaglia del mio libro Memoria Olocausto edito da Aracne, durante un incontro di solidarietà con degli operai. Abbiamo organizzato questo incontro in solidarietà degli operai della Metalli Preziosi, questa azienda che ha chiuso i battenti lasciando nella disperazione questi poveri operai. Quindi da questo momento in me e Fabrizio è nata proprio questa scintilla, no? La scintilla della tutela dei diritti dei più deboli, degli ultimi, degli emarginati, di coloro che hanno bisogno. E per questo la nostra presa di posizione sulla memoria dell'antifascismo, proprio per fare memoria di quello che è stato e delle ingiustizie sociali, delle discriminazioni, degli orrori della storia, che non si devono ripresentare nell'attualità del presente. Inoltre bisogna dire che personalmente con Fabrizio Cracolici abbiamo scritto dei libri, altri libri appunto, con la Mimesis di Sesto San Giovanni Udine, questi libri Educazione e Pace, dalla Shoah al dialogo interculturale, sempre con Mimesis, e sempre con Mimesis un racconto di vita partigiana, il ventennio fascista e la vicenda del partigiano Emilio Baccio Capuzzo. Ecco, il partigiano Emilio Baccio Capuzzo è un po' il testimonial, è tuttora vivente. In questo libro si parla della sua storia inserita appunto nella ricostruzione della cronologia dei fatti dal ventennio al 43, alla resistenza del 43-44, questo partigiano è tuttora vivente, ha avuto una storia di vita molto rocambolesca, quanto tragica e drammatica, ha vissuto proprio sulla sua pelle il rifiuto della propria famiglia ai dettami fascisti.
quindi ha sempre subito in prima persona, è stato incarcerato prima a Monza, poi incarcerato a San Vittore, da San Vittore deportato appunto a Bolzano, nel cosiddetto campo di transito che deteneva tutti i dissidenti politici e razziali che poi venivano smistati nei lager d'Oltralpe, dove andavano incontro a morte quasi certa. Quindi bisogna dire appunto che il progetto, tornando a Bomba, il progetto per non dimenticare ha il patrocinio di diverse amministrazioni comunali, sempre la parte promozionale di questo progetto, ha il patrocinio di diverse amministrazioni comunali, nonché la collaborazione con centri di studio e di ricerca che si occupano di tematiche collegate alla pace, alla non violenza, al rispetto dei diritti umani, all'obiezione di coscienza alle spese militari, nucleari, al disarmo, alla tutela dei beni comuni, del bene comune. Risulta importante quindi sottolineare questo ingente lavoro di rete e di relazione con questi vari istituti di ricerca per la pace e per la non violenza, per la pace e la non violenza che devono essere i cardini della nostra, che sono i cardini della nostra Costituzione, no? E quindi ricordiamo, per esempio, noi collaboriamo appunto con Pressenza, International Press Agency, con PISLINK, Telematica per la Pace che ha sede a Taranto, col Centro Studi Sereno Regis di Torino, con l'Ecoistituto del Veneto Alex Langer, con la Lega Obiettori di Coscienza, Obiezione alle Spese Militari, Difesa Popolare Non Violenta di Milano, col Centro di Ricerca per la Pace e i Diritti Umani di Viterbo e molte altre realtà istituzionali di questo carattere. Quindi il progetto per non dimenticare vuol fare incontrare e collaborare tutte le realtà democratiche e le forze sociali che hanno a cuore, che valorizzano, che promuovono quelli che sono i portati valoriali, i presupposti imprescindibili della memoria storica e della Costituzione, quindi dall'antifascismo alla pace, dal pluralismo al dialogo interculturale e interreligioso, dal rispetto dei diritti umani alle pari opportunità, dalla salvaguardia ecologica e ambientale, alla lotta contro tutte le mafie ed ecomafie, alla lotta contro le espressioni del neofascismo, alle espressioni del nuovo negazionismo e revisionismo più subdolo e imperante. Quindi bisogna dire che il progetto per non dimenticare ha questo valore implicito, proprio mettere in risalto, cioè valorizzare finalmente quelli che sono i principi, come si diceva prima, appunto in questa società priva di valori, quelli che sono i presupposti valoriali della Carta Costituzionale Democratica, che ha ispirato anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Infatti, come diceva il padre costituente Stefan Hessel, la non violenza è il cammino che noi dobbiamo imparare a percorrere, e lo diceva nel suo ultimo trattato prima di morire, indignatevi. Quindi il progetto per non dimenticare organizza nelle scuole, nei centri ARCI, nei centri ANPI, in collaborazione con BHS e con gli altri, organizza appunto incontri tematici, divulgativi, ovunque venga richiesta testimonianza, con testimoni diretti e indiretti della resistenza, della deportazione, della liberazione, al fine proprio di promuovere, implementare e valorizzare quello che è il fulcro di questo progetto, implementare questo, questo importante patrimonio culturale e documentalistico della città di Nova Milanese, in tandem con la città di Bolzano. Infatti dagli anni 70 la Biblioteca Popolare di Nova Milanese e dagli anni 90 insieme con Bolzano raccolgono interviste, biografie, documentazioni, videotestimonianze di deportati politici. Quindi abbiamo, questo progetto per non dimenticare possiede un archivio storico audiovisivo di oltre 200 videotestimonianze di deportati civili per motivazioni politiche e razziali nei campi di concentramento e di sterminio nazifascisti. Diciamo che questo importante materiale culturale, storico e documentalistico è raccolto in parte in un sito chiamato
lager deportazione.org e il restante materiale attraverso la competenza tecnica e tecnologica di Fabrizio Cracolici, presidente ANPI di Nova Milanese. Il restante materiale lo stiamo proprio con un ingente lavoro di impegno civile, lo stiamo valorizzando attraverso la digitalizzazione e il salvataggio di questo materiale audiovisivo. Diciamo che questo archivio, che è un po' il fulcro del progetto per non dimenticare, il fulcro e il centro del progetto per non dimenticare, questo archivio storico audiovisivo costituisce una vera e propria, insieme ad altre realtà che esistono sul territorio nazionale, una vera e propria pietra d'angolo contro il revisionismo, il neofascismo, il negazionismo. Quindi bisogna ricordare che nel 2000 e nel 2001 la Biblioteca Civica Popolare di Nova Milanese, nella persona del bibliotecario Giuseppe Paleari, con l'archivio storico della città di Bolzano, nella persona della qui presente dottoressa Carla Giacomozzi, hanno collaborato con la RAI, Rai Generalista, Rai Educational, alla realizzazione di ben 10 trasmissioni televisive intitolate appunto Testimonianze dai Lager, Testimonianze dei Lager, a cui condotte appunto da personaggi noti dell'impegno sociale, personaggi celebri, personalità celebri del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo, tra cui Monio Vaglia, Gino Strada, Alex Zanotelli, Roberto Vecchioni, Tina Anselmi e molti altri. Quindi diciamo che un altro ospite d'onore, diciamo, di questo nostro progetto per la parte istituzionale è un grande personaggio, una grande personalità, un prete alternativo e rivoluzionario, un prete di strade, di marciapiede, Don Andrea Gallo, che già 3 volte è stato ospite a Nova Milanese, a Senago, e sarà anche ospite da noi a Limbiate prossimo settembre. Don Gallo, un prete alternativo e rivoluzionario, non solo all'interno, sempre in prima linea per i diritti appunto degli ultimi, degli oppressi, degli emarginati, attraverso le sue comunità di accoglienza. Quindi Don Gallo, che è un prete alternativo non solo all'interno della Chiesa ma anche all'interno della società, proprio perché mette in pratica e valorizza quello che è il messaggio originario evangelico e quelli che sono i principi costituzionali. Quindi il progetto per non dimenticare diventa, con questo titolo appunto emblematico, per non dimenticare, diventa un po' uno strumento per realizzare, inverare e attualizzare la Costituzione. Infatti oggi esistono forze conservatrici, e non dico forze giovani che tendono al cambiamento, movimenti giovani che vogliono il cambiamento, ma forze conservatrici che vogliono mistificare, revisionare e nascondere gli eventi storici e la verità della Costituzione. Basti pensare all'insorgenza delle case Pound, basti pensare alle skin house, basti pensare alla riemergenza dei mitologemi della razza, ai mitologemi dell'eroe, basti pensare ai movimenti come Alba Dorata in Grecia, ricordatevi che in Ungheria sono stati schedati degli ebrei. Siamo nel 2013, sono stati schedati degli ebrei. Quindi questo neofascismo imperante, che è in parte incarnato appunto nel neoliberismo capitalista, nella speculazione finanziaria, nell'alta finanza dei mercati finanziari, che vanno contro i dettami democratici, vanno contro ogni qualsiasi tipo di giustizia sociale, di salvaguardia dei diritti umani e di democrazia. Quindi questi movimenti conservatori, queste forze conservatrici tendono a mettere sullo stesso piano chi ha lottato per un regime dittatoriale, di oppressione, chi ha lottato per la guerra, per volere un regime di terrore, e invece chi ha lottato per la pace, per la solidarietà, per la democrazia, per la giustizia sociale. E quindi questo parallelismo tra questi due aspetti, questo qualunquismo, questo
turismo, non possiamo permettercelo, è un'operazione che non dobbiamo consentire, proprio perché l'antifascismo deve essere soprattutto un dato culturale prima che elettorale. La Costituzione è un programma da realizzare costantemente, occorre onorare il sacrificio e la memoria dei nostri padri partigiani e costituenti e anche delle nostre madri partigiane e costituenti. Bisogna ricordare che la donna nella Resistenza si è emancipata nella storia, si è emancipata con la Resistenza contro il macismo fascista che la voleva o fattrice o prostituta. Quindi la donna nella Resistenza rappresenta un po' anche quell'aspetto non violento della lotta resistenziale. Basti pensare agli scioperi, ai sabotaggi, ai volantinaggi, alle cosiddette staffette partigiane. Quindi occorre attualizzare attraverso questo progetto la memoria sugli obiettivi dell'oggi per impegnarsi a risolvere appunto i problemi attuali per ottenere una maggiore qualità della democrazia, per la giustizia sociale, per mettersi dalla parte dei più deboli, per difendere i più deboli, gli emarginati, gli esclusi, gli ultimi, come diceva Davide Maria Turoldo, gli ultimi, proprio perché i più deboli sono coloro che non devono subire discriminazioni, noi tutti non possiamo subire discriminazioni e limitazioni in base alla nostra appartenenza etnica, politica e religiosa. Basti pensare ai diritti dei migranti, a quello che sono oggi i CIE, questi diritti umani che vengono costantemente violati, basti pensare ai centri di identificazione e di espulsione, alla legge turco-napolitano Bossi-Fini che ha introdotto il reato di clandestinità riducendo questi poveri migranti a criminali, a veri e propri criminali. Quindi quest'oggi ci sentiamo accoratamente uniti a tutte le persone più deboli, a tutti i sud del mondo, i cui attivisti, a tutti gli ecopacifisti che lottano e manifestano contro i potentati politici, le lobby economiche che impongono le grandi opere, che impongono le cosiddette cattedrali nel deserto, imposte appunto dalle autorità e dalle austerità di turno, che non vogliono invece risolvere le problematiche vere delle popolazioni, le difficoltà vere della gente. Basti pensare che vengono imposte delle opere che violano il diritto, delle grandi opere che violano il diritto alla salute e alla vita dei cittadini. Infatti quest'oggi, e Mario lo sa, abbiamo organizzato quest'oggi, questa settimana è la settimana resistente, la settimana resistente dove si celebrano i veri partigiani dell'attualità, questi attivisti che si oppongono a questo stato di cose. Basti, quindi in questo momento vorrei denunciare il MOS di Niscemi, vorrei denunciare la piattaforma petrolifera degli Abruzzi, il TAV della Val di Susa, vorrei denunciare l'Ilva di Taranto dove c'è gente che dove le persone costantemente muoiono di tumore proprio perché subiscono proprio questo ricatto capitalista tra il lavoro e la vita e la salute o la morte, devono scegliere tra la salute e la morte, quindi lavorare per vivere e non per morire, questo noi vogliamo ribadire, lavorare per vivere e non per morire. Quindi non si trovano le risorse per investire nelle bonifiche, non si trovano le risorse per far rivivere una città come Taranto che ha delle ricchezze implicite come il turismo, la viticoltura, l'agricoltura, tutte queste attività sono oppresse dal monopolio dei potenti, da una casta imprenditoriale miope, assolutamente non lungimirante.
La Costituzione è uno strumento del passato, non è uno strumento del passato come è stato prima letto dall'Ampi di Siena, ma è uno strumento per vivere la società attuale e per risolvere i problemi attuali. La Costituzione non deve essere violata, come invece avviene negli esempi che testé ho citato. Quindi la Costituzione deve essere sempre il faro del nostro agire politico, il faro della politica attuale e della democrazia. E basta, grazie. Beh, Laura ha fatto una bellissima panoramica, anzi la ringrazio per aver un po' aperto, come si dice, il tavolo della discussione su più piani appunto di interesse. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di far interagire, di far mettere a confronto quelle che sono le varie esperienze nazionali che appunto lavorano quotidianamente sul tema della memoria e quindi su una resistenza che appunto è una resistenza a livello più che altro culturale e utilizza appunto il tema della memoria come un elemento per far rivivere questi che sono i valori fondanti della nostra Costituzione. Daniele Diacchessi ha intrapreso un percorso particolare, io credo molto interessante, attraverso l'associazione ACE Ponte di Vivore, al quale ho aderito con particolare entusiasmo, anzi mi sono iscritto per il mio compleanno, quindi mi sono fatto un bel regalo. Ha intrapreso un percorso interessante perché mette insieme artisti che hanno questa sensibilità, quindi la sensibilità di utilizzare appunto la loro professionalità per far ricordare appunto questi valori fondanti. Daniele. Buongiorno a tutti. Io sono un giornalista, sono uno scrittore, sono un uomo di parola, sono una persona che di mestiere fa il capo redattore della più grande radio di informazione, e l'unico, diciamo, privata oltre alla RAI. E a Radio 24, che sostanzialmente è il mio lavoro, è il lavoro di tutti i giorni, e da ormai, diciamo, 25 anni mi occupo, scrivendo 24 libri, una cinquantina di testi teatrali pubblicati e rappresentati, decina di premi giornalistici, letterari, teatrali, l'ultimo, il premio UNESCO 2011 per uno spettacolo sull'acqua come bene comune. La stampa disse che io giravo e giro l'Italia come un antico cantatore, cioè come i bardi facevano molti anni fa, insomma, girando per i borghi d'Italia, raccontando una volta in un auditorio, una volta, un'altra volta in una piazza, molto spesso in un teatro e tante volte in luoghi assolutamente bizzarri, le storie dimenticate di questo nostro paese. I testi dei miei libri hanno riguardato nel corso degli anni, l'ultimo è questo, che si chiama Orazione civile per la resistenza, e che è il grande romanzo popolare della lotta partigiana. Ma in passato mi sono occupato della fabbrica dei profumi, dell'incidente, tra virgolette, di seguito del 10 luglio del 76. Mi sono occupato, ho scritto un libro sull'omicidio di Fausto Egliaio, di Fausto Di Levi, avvenuto due giorni dopo l'avvenimento di Aldo Moro, del cosiddetto caso Sofri, delle brigate rosse nuove o pseudo nuove che uccisero più recentemente i professori D'Antona e Marco Biagi. Mi sono occupato della strage di Bologna, delle trame nere, del Banco Museano e di tutte le peggiori schifezze che sono avvenute nel nostro paese. Anche, diciamo, che non vi è storia
quando tendevo a occuparmi di cose un po', tra virgolette, felici, trovavo sempre quello che io e Andrea Purgatori abbiamo definito, dopo tanti anni in cui ci siamo occupati della strada di Rustica, il muro di gomma, cioè l'impenetrabilità di questo Stato italiano, che tu Margheriti hai ben, così ben raccontato, frutto del valore anche eroico di tanti nostri concittadini che hanno perso la vita nelle montagne, nelle nostre città, cacciando dei fascisti e tedeschi che avevano occupato il nostro paese. Purtroppo mi sono accorto, occupandomi di tutte queste cose, occupandomi di Piazza Fontana, della strage di Brescia, della questura di Milano, della strage di Bologna, della rapida 904, occupandomi delle trame oscure che stavano dietro e che stanno ancora oggi dietro, le stragi di Capaci, di Piazza Meglio, le stragi del 93, le stragi cioè di Piazza Giorgoffi, di Caffalesco e quelle che non hanno provocato morti ma che hanno mandato dei messaggi molto chiari allo Stato, cioè quelle contro le chiese di Velabro e di Laterano. Ma soprattutto nell'inchiesta e nel lungo cammino, lungo lavoro di ricerca paziente della verità e quindi anche della giustizia sulla strage di Ustica, che ho avuto la certezza matematica dell'esistenza nel nostro paese di un doppio Stato. Di un doppio Stato che ha sostanzialmente occultato prove, distrutto indizi e prove, fatto scappare e fuggire testimoni oculari, che ha ucciso testimoni oculari, che ha fatto fuggire imputati i processi, che ha favorito la costruzione e la realizzazione di trame occulte attraverso logge massoniche e deviate, che ha anche nei momenti più semplici, anche nelle storie meno complicate, complicato ancora di più la costruzione di una democrazia compiuta. Io penso cioè che nonostante tutto lo sforzo democratico del tessuto associativo, cioè dell'Associazione Nazionale Partigiani, dell'ASI, di Libera, dei partiti democratici, delle piccole, grandi, medie associazioni, il muro di gomma di cui noi oggi troviamo in fronte è figlio di qualcosa che viene, che giunge dal passato. E mi spiego bene, con nomi e cognomi, così ci capiamo. Perché io sono una persona schietta, che fa i nomi, ci metto la faccia e non ho paura praticamente di nessuno. Nel 1945, 25 aprile 1945, diciamo che è un giorno in cui con la liberazione di Milano si chiude un'epoca e se ne apre una nuova. Il passaggio dedicato tra fascismo e la Repubblica Italiana inizialmente viene governato da molte delle persone che avevano fatto la resistenza e che avevano sostanzialmente contribuito alla costruzione di un nuovo paese democratico, libero. Ma
ma nel giro di 2 anni, forse meno, ma diciamo nel giro di 2 anni, gli apparati dello Stato, che sono il corpo centrale di funzionamento dello Stato italiano, polizia, carabinieri, servizi segreti, è stato guidato verso la Repubblica dagli stessi personaggi, dagli stessi uomini del regime fascista. Vi faccio 2 esempi che valgono per tutti. Primo esempio. 12 dicembre 1969, scoppia la bomba in piazza Fontana. 17 morti e 200 feriti. 5 minuti dopo, il questore di Milano, Marcello Pida, indica ai giornalisti la pista nave. Alla domanda dei giornalisti la sera, la polizia verso quale pista delle tante piste sta operando? Certamente a 360 gradi, ma sono stati galattici. E infatti, come sapete, viene arrestato il ballerino anarchico Pietro Valpreda, che tutti i tribunali giudicheranno innocente. E la notte dal 15 al 16 dicembre del 69 volò dal 4° piano della questura il ferroviere Pino Pinelli. Anni dopo si è stabilito con una sentenza di Corte di Cassazione che pur non giudicando colpevoli i signori Delfo Zosi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Nognoni, con il gruppo di Ordine Nuovo del Veneto, indica però dei signori Franco Fede e Giovanni Ventura gli ispiratori organizzativi e politici di quelle cime. Il signor Marcello Guida nel 1938 era il direttore del carcere di Ventotene ed era passato indenne dal fascismo alla Repubblica, conquistando un posto di potere tale che era il questore di Milano, cioè della città capitale della Resistenza, medaglia d'oro della Resistenza. La città medaglia d'oro della Resistenza era guidata a livello di questura, quindi di apparati dello Stato, da un signore che si chiama Marcello Guida. Il secondo esempio, per certi versi, è ancora più inquietante e me lo sono andato a cercare molti anni fa quando lavoravo a Roma e facevo di mestiere cronista parlamentare e avevo il tesserino da cronista parlamentare e quindi potevo, diciamo, entrare in qualsiasi luogo possibile e immaginabile, tra cui la mitica biblioteca della Camera. La biblioteca della Camera ha un particolare, perché la biblioteca della Camera è il più grande archivio, o quello dell'archivio di Stato, ma certamente per quanto riguarda la politica italiana è il più grande archivio della politica italiana. Perché? Perché ha la verbalizzazione di tutti gli atti politici che sono avvenuti all'interno della Camera dei Deputati, sia quelli pubblici che quelli non pubblici, in termini di verbalizzazione, quindi tutti i lavori delle commissioni e anche una buona parte di quelli che vengono chiamati omissis. Ora, era un periodo che io stavo lavorando sul cosiddetto caso Sofri, o meglio, sull'omicidio di Luigi Calabresi, e mi ero fatto un'idea molto precisa di cosa stava accadendo intorno. Certe volte, io sono un giornalista d'inchiesta e prevalentemente, diciamo, sono un giornalista che fa inchieste e penso sempre, e qui sono anche uno capatosta, cioè uno che entra dentro nelle storie e magari passo mesi e mesi e mesi a leggermi sentenze, no? Non soltanto libri, ma una quantità di documentazioni di tipo giudiziario.
faccio più fatica a leggere tutte queste cose che poi a mettermi a scrivere, che poi, se vogliamo, tra virgolette, è la parte più semplice e anche più comoda, no? È il lavoro precedente, quella dell'acquisizione delle carte, delle idee. E sono entrato dentro nella biblioteca della Camera dei Deputati e ho chiesto, come era un periodo che mi stavo interessando al cosiddetto colpo di Stato De Lorenzo del 1964, che come alcuni di voi sapranno, nasce dalla schedatura da parte di un generale dell'Arma dei Carabinieri di numero 220.000 tra sindacalisti, oppositori, prevalentemente iscritti al Partito Comunista, al Partito Socialista, ma anche della Democrazia Cristiana, a sindacalisti della CGIL, ma anche della CISL e della UIL e così via. 220.000. Si è saputo, perché poi si è saputo, che con ogni probabilità una buona parte di queste persone, nel caso ci fosse stato un colpo di Stato, sarebbero finiti a Capo Malargiu in Sardegna, dove era stato costruito e realizzato una sorta di vero campo di concentramento dove sarebbero stati internati tutti gli oppositori. Allora io volevo vedere uno di questi fascicoli, come nasce un fascicolo da parte dei carabinieri che poi dovrà essere utilizzato in quel modo, cioè i carabinieri, quindi, come dire, l'arma di fedeltà dello Stato, cioè il più alto livello di fedeltà dello Stato, che però lì in quel momento è in una versione colpista, quindi una versione anti-Stato. Allora, siccome, come diceva Andreotti, certe volte a pensare male spesso ci si azzecca, e io penso sempre male, cioè io quando mi occupo di queste cose penso sempre male, ci azzecco sempre, purtroppo. Sono andato lì e ho chiesto, ho detto, faccia vedere un fascicolo, ma poi ci sono 220.000 fascicoli. Ma dice, faccia vedere il fascicolo di Giancarlo Pajetta. Perché mi interessava Pajetta? Perché Pajetta era stato militante del Partito Comunista in tempo di regime fascista. È stato ricercato dalla polizia fascista, arrestato dalla polizia fascista, poi è uomo che gestisce di fatto un pezzo consistente delle operazioni antimilitari della resistenza tra il 43 e il 45, e poi diviene in tempo di pace un uomo politico importante, forse diciamo, uno dei principali uomini. Mi danno il fascicolo, apro il fascicolo e il fascicolo inizia con una ventina di carte, di appostamenti, sopralluoghi fatti dalla polizia fascista. Il fascicolo che passa dalla riva indenne ai carabinieri italiani è il fascicolo dell'opera. Faccio un altro esempio, mi sono occupato tantissimo, tantissimo, credo di essere insieme a Franco Giusto Lisi e pochi altri, uno dei pochi giornalisti che ha scritto, perché ha visto, i famosi fascicoli finiti nell'armadio, il cosiddetto armadio della vergogna, ritrovato nel 1994 a Roma, Palazzo Cesi, vertice della magistratura militare in via degli Acquasparta, cioè 675 fascicoli, un registro composto da 2725 voci, ogni voce una strage, ogni voce un reato, strage effettuate da corpi di occupazione nazista nel nostro paese, in gran parte d'Italia, già a partire da, ci sono stragi e fascicoli in provincia di Napoli, a Napoli,
Scenei, nella zona dell'Abruzzo, ritrovati nel Lazio, Liguria, Trentino Alto Adige, Toscana, non ne parliamo, Toscana una strage nella strage, Emilia Romagna, poi e siccome io sono originario di un luogo chiamato Monte Sole, e il Monte Sole sapete che è vicino a Mazzabotto, e le cido di Mazzabotto Montesole è uno di questi eccidi, forse numericamente tra i più grossi, perché vennero uccise 770 persone, in gran parte erano vecchi, donne, bambini, non partigiani. Purtroppo vennero uccisi gente innocente, moltissimi bambini, Sant'Anna di Sartena, altra strage, 560 morti, 152 bambini, quindi stragi efferate compiute dai plotoni della 16ª divisione panzergranate da Reichsführer e anche da altre bande di assassini criminali che erano stati assolutamente addestrati alla guerra civile in Ucraina, in Olanda, in Belgio, in tante altre parti d'Europa. Dove avevano già applicato anni prima quello che poi hanno applicato Fucetti, Radicchio, Filizziano, Forno, alle Fosse Ardeatine e tantissime altre parti. Stiamo parlando di 40-50 mila morti, ma i numeri sono difficili da comporre, perché ieri a Sant'Anna di Sassema ero a parlare con il procuratore militare Marco De Paolis, che oggi è colui che sta mandando avanti questi processi a Roma in questo momento, è pensato in corso di dibattimento per la strage di Cefalonia, 2500 morti, e siamo soltanto all'inizio del dibattimento. Ma tutto questo è avvenuto con 50 anni di ritardo, e che per 50 anni, cioè dal 1945 al ritrovamento del maggio del 1994, questi fascicoli sono finiti, si dice, in un armadio con le arti rivolte verso il muro, protetto da un cielo da lucchetto, si dice, ma comunque, dove quasi con ogni probabilità la gran parte degli uomini dei servizi di sicurezza, degli apparati dello Stato, della Procura Generale Militare, erano a conoscenza dell'esistenza di questi fascicoli e non avevano fatto nulla per realpolitik, anzi hanno deciso che questi fascicoli dovevano essere sotterrati dentro e in questo armadio. Pensate, con un foglio A4, con un foglio A4 tipo questo, c'è cioè un modello che si chiama modello 12, il modello 12 è il modello della cosiddetta archiviazione provvisoria. Vi faccio un esempio cazzone, ma che vi fa capire abbastanza bene. Siete venuti qua con un motorino, ve l'hanno rubato, sfiga, cioè vi hanno rubato il motorino. Cosa fate? Prendete, andate dai carabinieri o dalla polizia e gli dite: mi hanno rubato il motorino. Bene, allora prendono un foglio e scrivono: come si chiamano, nome, cognome, faccio vedere i documenti. Non gli ho detto papà, mi hanno rubato il motorino. Dopo un anno non riescono a trovare ovviamente l'autore del furto del tuo motorino. Cosa fanno? Prendono un foglio A4 dove scrivono: io sottoscritto, verbalizzatore, eccetera, eccetera, non ho trovato le prove della cosa, e archivio in modo provvisorio il furto del tuo motorino. Con un foglio A4, nel modello 12, è stata sotterrata la strage di Sant'Anna di Sartena, i crimini compiuti nel campo di concentramento di Bolzano e una quantità di altre stipette e porcherie. E questo è il punto dove voglio arrivare, che sono stati effettuati da criminali nazisti, ma io che quei fogli ho visto, vi posso garantire che c'erano anche
tantissimi nomi italiani, nomi e cognomi italiani, italiani brava gente, del vicino di casa, di quello che ti aveva venduto a lui. Cosa voglio dire? Che tutto questo è arrivato fino ad oggi. Queste non sono storie del passato, queste sono storie di oggi. L'impenetrabilità dello Stato è storia di oggi. Ancora oggi noi non sappiamo nulla di quello che è accaduto. Nulla, nel senso che noi sappiamo molto, ma non c'è stata una traduzione tra la nostra conoscenza, cioè il famoso Io so di Pierpaolo Pasolini, no? E con i fatti, con la giustizia penale. Allora io personalmente, che sono, dicevo, uomo di parola, e che ho preso tutte queste storie a un certo punto, 12 anni fa, e ho deciso di portarle a teatro, perché mi sono accorto che i libri erano belli, erano come dei bambini, ne ho fatti 24, tutti i bambini piccolini, i libri, no, però sono libri, oggi ci sono, domani non ci saranno più, dipende dall'editore se li stamperà, molti hanno avuto successo, altri no. Mi sembrava limitato aver soltanto realizzato anche numericamente un numero piuttosto cospicuo di libri. E mi piaceva che le parole scritte veramente cominciassero a volare, cioè cominciassero ad uscire fuori dai libri e cominciassero a volare. E da quel momento non sono più fermato. Ieri ero a Sant'Anna di Terzero, ieri sera Vicchio, oggi sono a Siena Lunga, domani se qualcuno di voi ha voglia di vedermi dal vivo, sono a Montepulciano, non è neanche lontano da qua. Il lago di Montepulciano, le Trenne, e poi sarò a Carpineti e via, e giro, vado, incontri 20 persone, 5 persone, 1000 persone, 10.000 persone, 3.000 persone, 5 persone, una persona. Ma io dico sempre agli organizzatori, guardate che non importa il numero di persone, se soltanto anche una persona, ha deciso di venire qua, no? Anche voi, oggi pomeriggio, invece di fare, potrebbe fare qualsiasi altra cosa, venire qua ad ascoltare gente che vi racconta di qualcosa di positivo, cioè di come queste storie si possono attualizzare, no? Adesso io vi racconterò in breve come io ho pensato di attualizzare, no? Perché l'Ampi, io sono iscritto all'Ampi, per me la cioè la mia casa, no? Cioè, io sto, quando mi chiama l'Ampi io sto bene, cioè, è forse uno dei pochissimi posti dopo casa mia dove sto bene, perché parlo con persone che hanno il mio stesso linguaggio, insomma, ci guardiamo negli occhi, non abbiamo bisogno di spiegarci tutto. Ci sono quelle persone che devono fare tutti i preamboli, con l'Ampi io mi trovo a casa mia, cioè. Magari ci si dice, magari no, ci sono anche delle discussioni, però ci si trova nella mia casa, nella casa cioè degli antifascisti. Ho pensato, cioè, che era limitante proprio per le storie, cioè per il peso che queste storie avevano dentro. E che attraversavano la storia, portavano un peso specifico, fatto di morte, fatto di distruzione, no? Fatto di familiari delle vittime che ancora oggi cercano la verità e una giustizia. Fosse veramente limitante lasciare che tutta questa storia fosse soltanto per ricercatori, per storici, con tutto rispetto. Perché gli archivi, ok, ma poi? Questi archivi tu li apri a tutti, se no sono gli archivi, te li giri a casa tua, chi se ne frega? Che me ne frega avere gli archivi? Non me ne frega niente.
nulla, e memoria buttata al vento. La memoria dentro in un archivio è morta, la memoria che esce dall'archivio è viva. Semplice. Se io racconto la storia della Banda della Borgogna di Sant'Anna di Stazzema a 50.000 persone, vado a 50.000 persone. Se Giorgio Di Viti racconta nel suo bellissimo film L'uomo che verrà la storia della strage di Mantovano a 250.000 persone che in una settimana vedono il film, questa è memoria viva. Se io e Modena City Rambler in Kerka facciamo concerti e tournée e tutte le sere in un tour di quel tipo becchiamo dalle 5.000 di minimo di persone, alla fine di quel tour abbiamo preso una quantità di gente, magari tante di quelle persone gli resta soltanto una piccola parte di quelle storie, ma quelle storie restano, le allarghiamo, la facciamo diventare veramente una memoria. E allora ho pensato, va bene, ma sono soltanto io che penso così nel mio mondo, cioè tra i narratori, tra gli attori, tra i musicisti, tra i letterati, gli scrittori, tra i registi cinematografici. Pensate a Marco Tullio Giordano, i 100 passi, l'operazione che Marco Tullio Giordano ha fatto su Peppino in passato. Peppino era un militante antifascista e antimafia, che viene ucciso il 9 maggio del 1978, non a Milano, a Torino, a Genova, a Roma, ma a Cinisi, in provincia di Palermo, e per di più il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui viene ritrovato il corpo senza vita dato Moro. Se fosse stato così, la storia di Peppino sarebbe morta già da un pezzo. C'è stato un signore che ha deciso di convincere altri signori con molti soldi ad investire su questa piccola storia italiana, e questa piccola storia italiana ha prodotto una rivoluzione civile, perché oggi ci sono migliaia di persone che sanno, non migliaia, centinaia di migliaia di persone che conoscono la storia di Peppino Impastato, che la raccontano ai propri figli, ai propri nipoti, no? Giovanni Impastato, che è un mio carissimo amico, solo sul film, diciamo, solo accompagnando il film di Marco Tullio, ha fatto, mi ha detto l'altro giorno, 4.500 incontri con le scuole. Cioè è una cosa, non so come dire, no? Cioè, io parlo di numeri, perché poi sono affetto i numeri. La storia è diventata una grande storia, era una piccola storia che poteva morire, è diventata una grande. Allora ho detto, ma sono da solo a pensare così, ognuno, scusate la parolaccia, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, si fa i cazzi suoi. E allora comincia, perché purtroppo è vero, si fa i cazzi suoi. Allora io ho provato a lanciare il sasso. E ovviamente ho cominciato a telefonare agli amici. Gerber, Modena City Rambler, Giorgio Mundi, e poi Marco Paolina, Scario Celestini, Lo Cavallo, Federico Pesce, Roberta Gasarelli, Manuel Ferreira, Torio Nionetto, che fino all'altro ieri faceva il politico, ma è diventato, vi assicuro, uno straordinario narratore. Marco Travaglio, che uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma vi assicuro, è un grandissimo narratore. Molti mi hanno risposto, molti mi hanno detto che entreranno, tantissimi sono entrati, e alla fine mi sono messo, diciamo, alla guida di questo sogno. Il sogno, cioè, di realizzare la prima rete sulla memoria italiana basata esclusivamente sulla democrazia partecipata.
cioè l'idea che è come l'acqua, no? La memoria è come l'acqua, e se l'acqua è un bene comune, la memoria è un bene comune, deve essere un bene comune. E se la memoria deve essere un bene comune, deve essere un bene di tutti. È chiaro che per questo io sono partito dalla costruzione di una cultura della memoria e dell'impegno civile. Per fare cosa? Per fare in modo che la memoria non sia memoria solamente del passato. Forse solo la memoria del passato sarebbe morta da tanto tempo. Costruire invece una memoria che dal passato arriva ad oggi e sia attuale, come dicevo, è uno sforzo collettivo enorme, è il continuare a far capire che la Costituzione è il punto centrale del nostro stare insieme. Noi dobbiamo partire da lì, è tutto scritto, sta lì, non c'è bisogno di inventarsi gli 8 punti di Bersani, i 94 punti di... No, mi piacerebbe che qualcuno portasse, dice, questo è il mio nuovo partito, bene, buongiorno, ma qual è il suo programma? La Costituzione. Nessuna acqua, sì, ancora. È la Costituzione. Sapete perché? Perché non ha letta nessuno. E soprattutto nessuno l'ha applicata ancora, in fondo. Perché se uno l'applicasse, la leggesse, oggi non saremmo a vedere certe scene in Parlamento, no? Certe cose vergognose che abbiamo visto in questi giorni. Se uno applicasse la Costituzione, oggi ci sarebbe un Presidente della Repubblica, probabilmente, no? Ci sarebbe un governo in un paese, non ci sarebbe guerra tra bande, anzi neanche di tribù, guerra tra bande vergognose, un Parlamento da appena eletto che non è neanche legittimato nemmeno più dagli stessi elettori che lo... Oppure un capogruppo del primo partito, che non è poi il primo partito, diciamo quantomeno del secondo partito in Italia, cioè la signora Riccardo Lombardi, che mi viene a raccontare la novella del fascismo buono. E la viene a raccontare ad un popolo italiano che forse se avesse studiato qualche libro di storia, non dico il mio, ma tutti i libri possibili, immaginabili, tutte le carte che sono uscite in questi anni, magari non saremmo a questo punto. Se avesse parlato, non so, con Margheriti, qua in provincia di Siena, o avesse parlato, non so, con Carlo Moraglia, o qualcuno che magari gli raccontava che cosa cazzo era il fascismo buono nel 1900, non dice però il fascismo buono perché facevano anche le bonifiche. Ma di cosa stai parlando? Ma che lingua invece questa gente qua? Ecco, perché noi dobbiamo fare uno sforzo enorme. Allora, chiudo. Io sono un artista e parto da me. Cioè, io parto da me. Ho cominciato a mettere insieme tutti i musicisti e tutti gli artisti che vanno e marciano in un'unica direzione, che fanno canzoni ancora di un certo tipo, che fanno spettacoli ancora di un certo tipo, che raccontano il Vajont come raccontano Ustica e così come raccontano la strage di Piazza Fontana a migliaia di persone. E abbiamo anche scoperto di avere anche un grande pubblico, eh? Abbiamo scoperto che tutti insieme abbiamo anche un grandissimo, cioè di persone che ci seguono, ma non basta, perché dovremmo andare avanti. Ecco che da lì è nata Arcipote in memoria. Poi l'idea è stata quella di affiliarci all'Arci, perché abbiamo visto nell'Arci comunque una struttura operativa che ci serviva per poter dare, no, un'anima, no, a quello che noi siamo. E poi abbiamo cominciato a organizzare festival, a rassegne, a mettere insieme enti pubblici, comuni, regioni,
Ieri sono andato a salutare la Sistema e sono stato onorato perché il presidente, il responsabile del museo, che ha questo centro fantastico, un centro di aggregazione enorme, dove ho fatto uno spettacolo ieri pomeriggio per 250 ragazzi che provenivano dal Grossetano, dalla zona del Grossetano, mi ha chiesto per esempio di gestire alcune delle iniziative, una parte delle iniziative, non un luogo qualsiasi, insomma, cioè per Sant'Anna di San Sena. Quindi l'idea è che si possa realizzare ognuno facendo la sua parte. Ognuno facendo la sua parte. È chiaro che io vedo tutto questo dal mio punto di vista. Ho un grande rispetto per il lavoro dei ricercatori e degli storici, ma invito i ricercatori e gli storici di fare finalmente uno sforzo per portare questa memoria ai cittadini, aprendola, portandola veramente alle grandi folle che ancora oggi vorrebbero sentirsi dire qualcosa di importante e magari certe volte invece non riescono ad accedere fino in fondo alle fonti di informazione. Grazie. Fabrizio Cracolici, presidente dell'Ampi di Nova Milanese, portare l'esperienza dell'Ampi di Nova Milanese e aderente al progetto Città della Memoria. Subito dopo Carla, dottoressa Carla Giacomozzi, responsabile del progetto Città della Memoria, che appunto parlerà di cos'è questo importante progetto e quali obiettivi possiamo anche porci per continuare a dare impulso a questo obiettivo che potrebbe mettere insieme appunto varie ricchezze e varie professionalità che possono già da questa sera in qualche modo continuare a darci un importante contributo. Mario, scusami, ti devo andare via. Grazie. Prima di andare via, Andresa, mi scusi, per andare via per piacere. Però vi ringrazio, è stato invitato dal mio assessore comunale, consigliere comunale, quello di ragione, dottoressa, io ho vissuto, perché ho 4 anni, ho vissuto questo momento tragico di 15 anni fronte. Ho vissuto anche la sua regione, sono stato da bambina a San Valentino, appunto a volte, consigliere ingegnere, senatore Margherita, volevo ringraziarlo, pure ringraziare tutti, e mi dispiace non sentire la seconda parte. Ma non ho possibilità di sono convinto, io sono consigliere di Forza Italia, vengo dalla Senegal, sono convinto che ho vissuto con tanti amici questo periodo critico dei 14 anni, 15 anni del liceo, che non si sapeva più che cosa, qual era giusto seguire le idee fasciste da Farina Moschettiere o seguire gli amici nel bosco, in vicino, io vivo in un paese, credetemi, sono stati fasi di però ho vissuto dopo, dal liceale dopo, dei grandi momenti di coalizione, di confronto, anche su idee politiche diverse, vengo dal Senegal, però ci siamo trovati benissimo, come oggi. Io penso anche il mio assessore, non si porta avanti una politica su fasi concrete e siamo però perfettamente eredi di questa strada dolorosissima. Io frequento la Versilia, so tutta la sua storia di Stazzema, ho letto tutti i processi di Stazzema. E questo episodio doloroso ci deve però rinforzare, ma noi ce la lunga lo facciamo. Facciamo dalle foibe a tutti al mio modo, perché deve essere costituire in noi un patrimonio che ci deve portare, mi diceva il senatore Margheriti, a essere concreti oggi. Noi abbiamo bisogno di essere concreti, questi patimenti, queste sofferenze, questa sofferenza che noi diamo alla gioventù ci deve portare a essere concreti. Dobbiamo concentrarci a essere uniti e dare a loro una forma di vita, di lavoro, e di prosperità e di sicurezza. Questo patrimonio di sofferenza
deve darci a noi la forza di costruire a loro una vita futura. Mi dispiace di non essere, ma da stamane avevo un altro congresso, la moglie mi ha dato e l'altro. Grazie senatore, grazie a tutti e grazie a voi. Grazie. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Cos'è questo? L'articolo 9 della Costituzione. Noi da qui partiamo per fare memoria e per parlare di memoria. 25 aprile 45 è una data emblematica. Da questo giorno si può parlare di pace, di democrazia e libertà. I principi fondamentali della Costituzione italiana. Come dicevo Laura Daniele, ma c'è anche la Costituzione un principio di realizzare costantemente. Quindi la Costituzione non è uno strumento del passato, ma un mezzo per vivere la società attuale e affrontare e risolvere tutti i problemi più impellenti dell'oggi, del presente. Non è roseo. Nel 2009 il Comune di Sinalunga ha aderito al progetto per non dimenticare e in special modo alla parte che riguarda le città della memoria. L'obiettivo è la costituzione di una rete tra amministrazioni italiane ed europee che abbiano sul loro territorio segni di un passato storico legati alla Seconda Guerra Mondiale e che abbiano attivato iniziative di conservazione, tutela e valorizzazione dei luoghi e per la trasmissione appunto delle memorie. La fonte, il luogo, è fondamentale per la conservazione della memoria. Infatti la memoria deve legarsi ai luoghi in cui sono avvenuti i fatti che si intendono ricordare. Questa è proprio l'idea che sta alla base del progetto Città. E appunto volevo partire parlare un attimino da dove parte, poi la dottoressa Carla Giacomozzi spiegherà bene nel dettaglio. Io non ho le sue competenze, veramente mi sento non preparato da questo punto di vista, ma ho l'occasione in questi anni di aver acquisito una sensibilità particolare sulla tematica della memoria e delle deportazioni, anche grazie al materiale che stiamo digitalizzando, come diceva Laura, che stiamo salvando, queste videotestimonianze, le testimonianze di questi deportati per motivazioni politiche e in parte anche razziali. E quindi l'ascoltare queste voci che dopo anni hanno deciso di lasciare un segno tangibile, una memoria effettiva, vera, un racconto, come dice Daniele, è importante. E quindi questo mi ha dato proprio una sensibilità. È difficile ascoltare orrori avvenuti a persone raccontate da loro. Per questo è importante conservare e portare al di fuori. Quindi, come diceva Laura, c'è un sito che si chiama lagere.deportazione.org dove sono raccolte parte di queste testimonianze. È importante portare fuori questi documenti, queste testimonianze, per far sì che le persone si rendano conto di ciò che è avvenuto, di quali orrori sono avvenuti e di conseguenza di quali politiche utilizzare affinché questi orrori non avvengano più, ma anche in forme diverse, in forme meno gravi. Comunque il diritto di ogni cittadino del mondo di vivere la pace, di avere i diritti fondamentali, questo insomma noi dobbiamo ribadire. In occasione del giorno della memoria 2006, la città di Nova Milanese di Bolzano si sono fatte portavoce ai comuni d'Italia di dar vita ad un coordinamento intercomunale denominato Progetto Città della Memoria, allo scopo di attuare scambi e condivisioni di competenze
e di esperienze relative ai luoghi della storia e della memoria della Seconda Guerra Mondiale, quindi fascismo, occupazione germanica, movimento resistenziale e di liberazione, fatti di persecuzione e di deportazione. Voglio ricordare che le amministrazioni aderenti del progetto all'origine, quindi Città della Memoria, Bolzano, Nuovo Milanese, Borgo San Dalmazzo, Pescantina, Nerano, Vagliano, Cremasco, Celiano Laghetto e Cucciago, nel giorno della memoria 2009. E qui purtroppo Sinalunga non si era ancora appena insediato, quindi non hanno presentato il concorso alle proprie scuole secondarie per la creazione di un logo che identifichi il gruppo di comuni che presentano sul loro territorio luoghi, persone, documenti legati alla storia e alla memoria di civili in Italia che abbiano subito la deportazione nazifascista. Si sono fatti i primi passi, diciamo, questi sono i primi passi, ma il lavoro è molto lungo e difficoltoso. Questo incontro vuole dare uno slancio e apportare idee e contributi affinché la memoria, i luoghi, gli eventi storici che hanno caratterizzato il periodo più buio della storia dell'umanità acquistino quel valore che il nostro padre costituente Pietro Calamandrei ricorda nel discorso ai giovani, giovani studenti milanesi, il 26 gennaio del 55. E dice: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Grazie. La dottoressa Carla Giacomozza, appunto, che è insieme al Comune di Nova l'ispiratrice e la coordinatrice, appunto, di questo progetto, adesso appunto ci illustrerà come è nato e quali sono state le fasi che hanno dato il via a questo importante. Grazie dell'invito. Come è nato? Allora, ci siamo trovati con il collega di Nova Milanese, Giuseppe Paleari, dal 96 a lavorare su un'indagine nei nostri territori, in particolare nel caso mio, il territorio di Bolzano, e in particolare sulla storia dell'area di Bolzano. E ci siamo resi conto che a nessuno era mai interessato nulla di questa storia prima dell'avvio della nostra ricerca, e quindi che non c'era nessuna registrazione di testimonianza, che non c'era nessun ricordo dei luoghi, non si sapeva neanche dove fosse il lager, tanto per capirsi, che quindi nelle scuole non se ne parlava, non c'erano materiali, non c'era nessun tipo di attenzione, di sensibilità, nonostante piace dirlo, ma lo devo dire, a Bolzano l'ANPI ci sia dal 1945, nonostante ci siano molti storici anche di sinistra che si occupano di varie cose, però la storia del campo di concentramento classico nazista di Bolzano non era mai interessata a nessuno. E non è una storia. Siamo in quattro, c'è due chiacchiere, no? Dicevo, è una cosa che a me ha fatto molta impressione fin dall'inizio, tanto che pensavo che in realtà la storia del campo di Bolzano fosse una storia di margine, una piccola storia. Poi invece, quando abbiamo cominciato a cercare materiale e a parlare con i primi testimoni, ci siamo resi conto che attraverso il lago di Bolzano è passato più di un quarto della deportazione. Quindi si parla di 11-12.000 persone, non abbiamo i dati completi perché purtroppo non esiste più l'archivio dell'amministrazione del campo. Quindi questo per dirvi che noi all'inizio e anche tuttora nel lavoro che sto svolgendo adesso, la fase ideale, diciamo, è quella che sta alla base, ma non è,
io non parlo di valori, non parlo di ideali, io parlo di conoscenza, cioè di trovare le fonti, perché senza le fonti non si possono costituire gli archivi, e gli archivi secondo me sono fondamentali, perché un giorno se uno vuole fare un lavoro tipo quello che fa Bianchessi, dove va? Va a cercare sicuramente in un archivio, quindi insomma gli archivi sono fondamentali, non sono d'accordo sul fatto che la memoria negli archivi non sia viva, perché secondo me ci deve essere un luogo in cui questa memoria viene depositata, e dell'archivio, comunque a parte questo. Il nostro lavoro è stato un lavoro molto da operai, proprio, da pionieri, incredibile, perché vi dico, perdere addirittura la cognizione di dove fosse materialmente dentro la città al campo è qualcosa di sconvolgente. Comunque non è una situazione che si è tipica, insomma, voglio dire, solo di Bolzano, se andate a Trieste più o meno, se Trieste è un monumento nazionale, la residenza sarà un monumento nazionale da una quarantina d'anni, a livello di conoscenze, cioè di reperimento di documenti, di testimonianze, appunto, ecco, è quello che voglio dire, cioè ci sono le strutture, oltretutto sono state anche ampiamente ritoccate dall'intervento dell'architetto Volco, ma a livello di documentazione, perché questa è la cosa importante, appunto, ci siamo resi conto che soprattutto l'attenzione ai luoghi, perché i luoghi sono fonte, l'ha detto Cracolici, i luoghi sono fonte, i testimoni sono fonte, le carte sono fonte, sono fonti, i luoghi sono fonti. Perché? Faccio il caso nostro, così, un piccolo esempio, il lago di Bolzano. Il lago di Bolzano sorgeva al margine di quella che era la zona operaia, quindi la zona di insediamento italiano, l'insediamento degli anni 30, in uno spazio che era di proprietà del demanio militare e che si trovava, diciamo, proprio al margine fisico della città. E analizzando anche altre storie di laghi ci siamo resi conto che queste sono storie che stanno sempre al margine di una città, quindi secondo me, e non solo secondo me, ma insomma mantenere la memoria del luogo è importantissimo, perché ci si rende conto di elementi che sono importanti per capire il fenomeno. Ci siamo poi, sentendo i testimoni, ci siamo poi anche resi conto che da questo campo dipendevano una serie di campi dipendenti, che è una cosa assolutamente che le fonti, che le pochissime fonti cartacee che esistono non dicono. Questo per dirvi che anche parlare con i testimoni, anzi parlare con i testimoni è stato lo scatto, il valore che ha dato basi forti alla conoscenza di questa storia. Contemporaneamente abbiamo promosso sempre incontri aperti al pubblico, gratuiti, cui ho portato qualcosina per qualche depliant, anche ancora degli incontri fatti negli anni passati. E poi a un certo punto con Giuseppe Paleari ci siamo chiesti se non fosse il caso di mettere a disposizione questa nostra esperienza anche di altre amministrazioni che fossero interessate eventualmente. E così, per l'occasione del giorno della memoria del 2006, abbiamo indetto questo, abbiamo organizzato questo convegno che si chiamava appunto Città della Memoria, e che voleva essere, noi all'inizio siamo nati con questa idea di porci proprio al servizio delle altre amministrazioni che intendessero promuovere delle azioni di conoscenza dei luoghi che ciascuna ha sul proprio territorio, legati alla storia della resistenza, della deportazione, della liberazione. Perché? Perché ci siamo resi conto, ormai era un bel po' di anni che lavoravamo su questo tema, ci siamo resi conto che eravamo ancora agli inizi dell'elaborazione di materiali conoscitivi, di progetti didattici, e che tutti alla fine perdevamo tempo a inventarci l'acqua calda, cioè tutti all'inizio si passa attraverso gli stessi stadi, abbiamo detto ma evitiamo alle amministrazioni che hanno voglia di fare qualcosa di passare attraverso questi stadi, diciamo già, noi siamo arrivati a questo punto, se volete facciamo insieme, che sia il lavoro con le scuole, che sia l'intervista con i testimoni, che sia la valorizzazione dei documenti, possiamo farli insieme, abbiamo un certo bagaglio di conoscenza, di professionalità. Quando ci siamo trovati, già nel 2006, appunto abbiamo costituito questo gruppo che, come ricordava Fabrizio, è composto ovviamente dai 20 fondatori Bolzano e Noval, dal comune di Borgo San Dalmazzo, che ha subito accettato l'idea.
la sede di uno dei quattro campi di concentramento nazisti in territorio ora italiano, il comune di Pescantina, che invece è la sede di un centro di assistenza rimpatriati, il CAR, cioè un grossissimo centro che è sorto spontaneamente alla fine della guerra nel 1945 e che ha accolto una, non so se 600.000, un numero spaventoso di deportati, internati militari, lavoratori coatti che rientravano dalla Germania a guerra finita. Il comune di Vogliano Cremasco, e insieme abbiamo elaborato una bozza che si chiama Bozza Proposta di Legge Città della Memoria, disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei luoghi della deportazione nazista di civili italiani. Intervistando i testimoni ci siamo resi conto, Fabrizio Calculi ci ricordava che abbiamo fatto più di 200 video interviste ai deportati italiani nei lager nazisti, civili, quindi non gli la storia dei Nimi non l'abbiamo mai toccata che riguarda la lager di Bolzano. Ci siamo resi conto che esistono sì le carceri e i lager, e va bene, però esistono anche tutta una serie di altre strutture, non so, tipo delle scuole, le scuole del Leopoldina a Firenze per esempio, o delle caserme, che sono state adibite a luogo di tortura e di carcerazione. E tutto questo, se conosciuto, ci darebbe una rete abbastanza buona di quali sono state i luoghi della deportazione italiana. A noi interessa proprio, anzi questo mio intervento è proprio legato alla ricerca che facciamo, vi dico non ci sono idealità politiche in questo, c'è solo la voglia di conoscere e di sapere quali sono le procedure. Io non mi piace parlare di l'orrore della deportazione nazista, no, purtroppo non è un orrore, purtroppo è una procedura, purtroppo sono procedure amministrative, purtroppo ci sono dei regolamenti che sono stati fatti da esseri umani, non sono orrori, sono regolamenti. Cambia un po' il... E anche prima sentivo parlare di qualcosa che mi fa rizzare i capelli in testa, patrimonio di sofferenza. No, non è un patrimonio di sofferenza quello che ci sta a cuore, è patrimonio della conoscenza quello che ci sta a cuore. La sofferenza è una cosa che tocca a tutti, in vari settori della nostra vita, su vari livelli, ma non è quella che ci interessa di... Non stiamo a fare il patrimonio del filo del sangue, io ho sofferto di più, io ho patito di più, non conta nulla questo tipo. Questo non è il lavoro che va fatto, il lavoro che va fatto è quello per conoscere i luoghi, le procedure, i tempi, i numeri delle persone, i numeri di chi faceva che cosa. E quindi, come vi dicevo, tornando alla prima grande idealità, progetto che ci ha unito con il gruppo Città della Memoria, questa bozza di legge, ci abbiamo messo un paio di anni per decidere insieme che cosa doveva essere contenuto all'interno di questa bozza. Vi leggo alcune parti per darvi un'idea della nostra discussione. Ci richiamavamo all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione italiana che vi ha appena letto Fabrizio, e alla legge istitutiva del giorno della memoria, la legge 211 del 20 luglio 2000, e scrivevamo: ritenuto che per rispettare un principio costituzionale fondamentale e una legge dello Stato è necessario attivare strumenti di tutela, valorizzazione e fruizione dei luoghi presenti sul territorio nazionale, che sono stati legati al percorso di deportazione dei civili italiani, riconoscendoli quali luoghi di storia e di memoria, ritenuto che il luogo di storia è il luogo in cui un fatto storico ha avuto luogo, il luogo di memoria è l'edificio in cui è conservata la documentazione relativa al fatto storico, e con questo si intende che i due luoghi possono anche non coincidere, possono essere a distanza l'uno dall'altro, ritenuto che sono presenti sul territorio nazionale numerosi luoghi che costituiscono una rilevante testimonianza degli elementi connessi alla deportazione nazista e che rivestono un indubbio valore nella ricostruzione storica degli eventi, ritenuto che i suddetti luoghi sono spesso dimenticati, sconosciuti e non valorizzati e resi fruibili, ritenuto che dalla conoscenza storica di questi luoghi sono possibili letture di valori positivi universali e fondamentali, quali la solidarietà verso chi è altro e chi è in difficoltà. Promuovono, comuni della Città della Memoria, la presente legge con la quale si invitano gli enti locali, provinciali e regionali ad individuare nel proprio territorio, anche sulla base di studi e ricerche già effettuate, la presenza di luoghi che hanno interessato le deportazioni.
avevamo predisposto delle schede da compilare con quelle di ciascun membro del gruppo Città della Memoria, di modo da fare un po' il fuoco ciascuno a casa propria su che cosa siano i luoghi e a quale periodo storico siano riferiti, a quale periodo storico all'interno del periodo 40-45, 43-45. Se non che adesso, come dicevo già, queste sono le cose belle, però in realtà ci siamo fermati un po' in questo processo, perché una volta elaborato questa bozza di legge, condivisa tutti quanti insieme, il passo successivo sarebbe stato che ogni amministrazione avrebbe promosso la conoscenza di questa bozza di legge presso i propri rappresentanti politici, cosa che in parte è avvenuta, in parte no, e quindi questa bozza di legge di fatto è lettera morta. Un'altra attività comune che avevamo pensato per unirci, perché solo unendosi a fare qualcosa che ha senso ritrovarsi, se no non ha molto senso secondo me, era quella di promuovere delle attività didattiche tra le nostre scuole. E cioè, nel frattempo il gruppo si era anche ampliato, era entrato anche il comune di Costermano è un comune della provincia di Verona vicino al Garda, in cui c'è il cimitero militare tedesco. Avevamo elaborato delle proposte di un giorno, di due giorni di visite studio, per esempio al campo di Borgo San Dalmazzo, al campo di Bolzano, al CAR, chiamiamolo così, al centro assistenza dei patrianti di Piscantina. Anche questo più o meno è rimasto lettera morta. C'è un grande problema in questo tipo di progetto da gestire tutti quanti. Innanzitutto il fatto che siamo lontani, siamo fisicamente, apparteniamo a realtà territoriali diverse, molto lontane. Poi, ma questo si sa, è una cosa che si può intuire. Invece l'esperienza di questi 5 anni in cui abbiamo cercato di lavorare tanto in questo progetto ci ha insegnato che forse i veri problemi sono altri e fanno un po' parte anche delle nostre strutture burocratiche, cioè come interlocutori di queste riunioni che abbiamo fatto nel corso degli anni, dal 2006 al 2011, c'erano sia dei politici sia dei funzionari. Cioè, io sono funzionario, Mario Bellini è un politico, funzionario rimane, politico dopo 5 anni può anche non rimanere. Quindi questo è già il primo grosso problema, che se un'amministrazione, nel caso di Vagnano Premasco per dire, quando c'era un'amministrazione diciamo così di sinistra, c'è stata sempre l'adesione al nostro progetto. Cambiata l'amministrazione, il comune ha tolto la sua adesione. È legittimo, va bene così, però tutto questo inceppa il meccanismo, è un problema non da poco. Quindi questa compresenza di amministrativi e di politici porta a una confusione di ruoli. Poi c'è anche un problema proprio strutturale, e cioè che io sono una dipendente del comune di Bolzano, mi occupo dell'archivio storico e la parte dove batte di più il mio cuore è questa qui, il progetto sulla Garda di Bolzano, di cui fa parte Città della Memoria. Però ci sono amministrazioni più piccole, tipo non so, il comune di Pescantino, il comune di Costermano, dove non esiste un archivio storico, tanto per cominciare, non esiste neanche nessuno ad un livello alto che si occupi di cultura, esiste magari non so, la segretaria che fa già 360 cose, segretario di un assessore, e che quindi si vedrebbe affibbiato in più un compito che non ha né la professionalità per gestire né il tempo, no? Quindi insomma è un bel problema, ecco, cioè in realtà sono tanti problemi. E io, se dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole fare un gruppo di questo tipo, direi scegliti un obiettivo molto molto piccolo, che poi piccolo non è, ma insomma un obiettivo, una cosa piccola su cui lavorare e che sia abbastanza facile realizzazione. Non, il problema non sono neanche i soldi, non è, io infatti fino adesso non ho parlato dei problemi finanziari, perché alla fine dei conti non è questo il problema, è proprio questa compresenza di più ruoli, alcuni dei quali a tempo, a scadenza, per non parlare del fatto che
città della memoria è un progetto nel quale in realtà bisognerebbe studiare molto, non solo per conoscere il proprio territorio, ma per conoscere anche quello degli altri enti che ne fanno parte, quindi per capire sempre più quali sono le sinergie da poter mettere in campo. Io vi devo dire che dal 2010 questo progetto che diceva nato nel 2006, avevo un assessore, adesso dal 2010 abbiamo un'altra assessora che ha manifestato delle elementi, cioè ha notato degli elementi di criticità in questo progetto e mi ha anche pregato di portare un suo messaggio in questo senso e di dire, cioè, mi ha detto cerca di far capire o di chiedere addirittura, quello che sto facendo adesso, se all'interno delle sensibilità che si muovono intorno al progetto c'è qualcun altro che vuole fare niente capofila, perché nel caso della città di Bolzano questo ruolo non sta più bene, nel senso che appunto ci siamo resi conto di tutta una serie di difficoltà e l'assessora decide di orientare il lavoro che sta dentro a questo progetto su tematiche più vicine al nostro territorio. D'altronde l'avevo anche sollecitata in questo senso perché vedevo poca risposta, ho detto dammi una risposta che sia positiva o negativa, non mi importa, dammi una risposta dalla quale io capisca dove devo andare, perché se ci stiamo dentro dobbiamo dedicare moltissima energia per continuare a raccogliere le fila e a mantenere il dialogo il più vivo possibile. Se decidiamo di non stare più dentro, di stare a margine, allora questa è stata la comunicazione che ho ricevuto. E quindi sono anche molto grata perché un assessore che dice di no, lo preferisco di gran lunga a un assessore che non dice nulla e che però non collabora. Quindi insomma non ha detto no, però mi ha detto, ecco, visti tutti i problemi, forse è il caso, se sarà qualcun altro, magari lo stesso assessore di Sinalunga che ha ideato questa giornata di oggi. Un'altra delle cose che non siamo riusciti a realizzare come gruppo Città della Memoria, tanto per dirvi proprio il livello dei problemi, che sono tanti, era di, non so, abbiamo deciso di andare insieme a Mauthausen. A Mauthausen ogni anno, intorno al 10-12, quest'anno è il 12 maggio, c'è la manifestazione internazionale. Noi come comune ci andiamo io personalmente ci vado dal 96, però come comune dal 2001, con il Gonfalone, Trevigi di Alta Uniforme, un assessore, un sindaco. E poteva essere anche questo, partecipare insieme a questa manifestazione che partecipano migliaia di italiani, oltre che anche cittadini di altre nazioni, ma sono soprattutto italiani. Ma non ci siamo mai riusciti perché ci sono mille problemi. Solo per dirvi, ci siamo un po', diciamo, persi così, persi per strada. Forse questo incontro di oggi è un momento buono per ridestinare le energie che abbiamo, però vi dico, se posso dare un consiglio su un piccolo progetto che possa accomunare tutti e non lasciando perdere cose grosse, perché vedo che non parlo di cose costose, dico solo progetti di piccolo. Poi il concetto sarebbe iniziare a fare qualcosa insieme, anche l'idea di fare un lavorare le scuole, hanno lavorato anche le scuole di Borgo San Dalmazzo per cercare, per fare lavorare i ragazzi dei disegni che potessero diventare il logo delle città della memoria, che quello è stato un grande lavoro, poi alla fine ci siamo trovati, abbiamo fatto le selezioni e non è risultato, non abbiamo insomma, trovato nessun disegno che andasse bene a tutta la commissione. Quindi è un'esperienza bellissima di essersi trovati e di aver conosciuto i rispettivi territori, però dal punto di vista operativo ci sono delle magagnucce che sarebbero da mettere a fuoco per evitare appunto di disperdere energia. Ecco, soprattutto però, secondo me, piccole cose e condivise sul proprio territorio e che partano dalla conoscenza del proprio territorio. Cosa c'è qui a Sinalunga che ricorda la seconda guerra mondiale? C'è un
luogo in cui è stata effettuata una battaglia, un punto in cui sono state arrestate delle persone, un punto di carcerazione, un eccidio, un fatto militare, civile, non importa. Cosa c'è qui? Cosa c'è negli altri comuni che intendono aderire o che hanno già aderito? Perché il pezzo forte, almeno come l'abbiamo concepita noi, poi ovviamente le cose evolvono, possono evolvere anche così le caratteristiche, ma l'idea forte era proprio di accomunare città che avessero sul proprio territorio dei luoghi legati alla storia della Seconda Guerra Mondiale e che intendano fare qualcosa per riportarli. Quindi non solo averli e dire boh, cioè, ma anche voler fare qualcosa per, che ne so, monumentalizzare, dicono brutta parola, insomma, comunicare questi luoghi, lavorare con le scuole o produrre materiali di conoscenza. Che dico non è un'operazione finanziaria, è solo un'operazione, almeno all'inizio, di volontà politica, anche romana, però anche di disponibilità burocratico, amministrativa, cioè ci deve essere del personale che ci lavora, perché non può essere un caso di vivo per il personale. E quindi ecco, vi ringrazio di attenzione, ho messo anche degli elementi di criticità, ma questo è insomma. Oratori, ma anche pubblico, ma è una chiacchierata che chiama tra amici. Sarebbe molto utile che anche da parte del pubblico presente ci fossero domande o interazioni con le persone che appunto ci hanno dato dei contributi interessanti. Quindi, se ci sono elementi da condividere o comunque domande, sarebbero molto, molto importanti, visto che è la prima volta che ci troviamo, diciamo, a discuterne in modo più ampio. Cosa Daniele, quando hai raccontato la motivazione per cui secondo te ancora oggi purtroppo non si conoscono bene i fatti, mi si è accorto bene. E però come insegnante lavorando nella scuola tendo sempre a far capire ai ragazzi, a educare i ragazzi rispetto alle sue istituzioni. Mi crolla tutto, mi sento male. Perché se non faccio sto passaggio poi vengono a mancare una serie di altre cose. Sto male. Sta cosa l'avevo percepita quando la prima volta abbiamo fatto quel lavoro a teatro con Rosy Bindi, che abbiamo ripercorso tutto il periodo del brigatismo rosso, Bachelet, eccetera. E già lì mi c'ero infilata e poi ero riuscita, perché se no non riuscivo anche. Stavo male poi quando raccontava ai ragazzi certe cose, o meglio, non ci mettevo più forse tutto quell'entusiasmo che poi è particolarmente importante. Questo uno degli aspetti importanti del lavoro di narrazione, di racconto, diciamo, che io intervengo, va nella direzione del cambiare il linguaggio. Cioè, io prima, nel mio racconto, nel mio intervento, dicevo che non voglio essere tranquillo, cioè non era una critica, ovviamente, era una constatazione. E io questa constatazione ce l'ho facendo centinaia di spettacoli nelle scuole, centinaia, come ieri anche, di incontri con ieri con oltre 200 ragazzi, 200 ragazzi che avevano un'età molto bassa in quel caso, erano molto piccoli, e vedo che da una parte c'è una grandissima c'è quindi una grandissima rete di associazionismo che lavora, che qualche istituzione molto presente, in vari comuni, che si impegna, ma che però oggi versano in una condizione economica piuttosto complessa.
per fare eventi, per fare spettacoli, per fare cinema, per fare qualsiasi cosa, c'è bisogno di un discreto numero di finanziamenti. Questo io sono d'accordo con Carlo, quando dice che il problema però non sono solo i soldi, perché anche quando ci sono i soldi, queste volte si scopre che non c'è una volontà politica, c'è una volontà culturale di fare queste cose. E poi io noto un altro problema, che è il problema, forse dei problemi, cioè il fatto che da uomo di teatro, cioè da drammaturgo, mi sono posto il problema del cambiamento di linguaggio per narrare, per raccontare certe storie. Faccio un esempio molto concreto. Ieri pomeriggio, ma questo lo faccio tutte le sere, e la gente all'inizio dell'orazione civile per la musica pensa che sia uno spettacolo comico, perché io inizio comico, perché io inizio da questa storia di mio nonno che raccontava questa storia di Montesole, ma io prima di arrivare, no, al racconto di Montesole ho iniziato a lavorare su quello che voleva le persone, cioè le persone vogliono essere interessate, incuriosite, restando leggere. Se io avessi cominciato l'orazione civile per la resistenza con il pezzo di Pietro Conk, dove mi faccio illuminare di rosso, hai capito? Dove spengo tutte le luci nella sala, dove ci sono dei fari intorno a me, dove comincio a caricare la voce e a muovermi in questo modo, dove racconto, cioè ti faccio sentire il rumore delle porte, delle celle che si aprono e che si chiudono. Io ho fatto un lavoro, ho capito, anche sui suoni. Io ti scarico addosso subito una tal quantità cioè, qui la gente chiede pietà, dice, cioè, abbi pietà di noi. E invece io inizio questa storia del mio conflitto, del nonno, il nonno che cominciava a raccontare, portava la legna dentro del cammino, però era il 15 agosto, dicevamo nonno, eravamo sudati, siamo sudati come dei maiali, siamo qua, no? E la gente ride, pensa che sia questo nonno un po' mattacchione, no? Che si beve due bottiglie di vino e agli altri non dà il vino, e la gente ride, dice, ma che storia, no? Storia d'Italia, tutti no? Dove gli uomini lavorano, dove le donne lavorano, gli uomini non fanno cazzo, eccetera, eccetera. La gente ride, dopo 15 minuti che gli tiro questa roba, racconto quello che diceva il nonno. Segui. Allora io arrivo con un linguaggio che è diverso, ma questo vale per la canzone, non sono trucchi, non sono escamotaggi letterari, non sono escamotaggi drammaturgici, è che la memoria per portarla a tanta gente ha bisogno di un linguaggio che è diverso, differente. Se no facciamo le riunioni bellissime, ci possiamo trovare da detti ai lavori, finisce lì, è finita lì, si chiude lì, cioè o noi prendiamo tutte queste esperienze straordinarie, io girando in Italia, faccio 100 spettacoli in un anno, da conferenze e spettacoli, e vedo qual è il livello, no, di radicamento dentro nel territorio da parte di chi organizza, cioè vedo la che a parità di sforzo poi bisogna fare un altro sforzo, che è uno sforzo successivo, cioè non basta dire, ah, ma ragazzi, ieri spesso non voglio fare, ma facciamo, ieri sera ero a Vicchio in uno spettacolo organizzato da
25 ragazzi che hanno rifondato l'Ampia Vice, cioè delle persone stupende. Io abbraccio, me la prenderei, me la porterai tutti a casa. Alla fine dello spettacolo, lui mi ha detto, però, visto che siete ragazzi, cioè allargate il giro, no? Ho detto, perché io sono... Ero in Toscana, per me non era un problema, capito? Cioè, non è come uno dice, vabbè, mi chiami dalla Basilicata, vengo da Milano, se devo fare... Ero in Toscana, fare la data lì, per me stava dentro nelle cose, cioè non terminava l'Ampia, ero felice. Alla fine mi hanno detto, no, ma noi siamo contenti con Dio, ho detto, ma magari se c'era anche più gente, no? Ma non solo in termini numerici, più gente forte, cioè ragazzi, giovani. Ma se no, ma noi siamo contenti, cioè tu hai fatto lo spettacolo per noi. Cioè, io ho capito, io vado fuori di testa per queste robe qua, perché è sbagliato. È un errore pensare che cioè, la memoria sia soltanto appartenente ad un piccolo ristretto gruppo di attori, artisti, ricercatori, storici, archivisti, funzionari, brava gente, pensionati, studenti, sì, ma detta così morirebbe. Noi dobbiamo essere consapevoli. Cioè lo sforzo che noi dobbiamo fare è prendere tutto questo, è un impegno, non basta dire noi siamo i gendarmi della memoria, no? Cioè quei CP che portano nome, che porta sfiga, però avete capito chi è, quello che ci aveva raccontato la barzelletta del sangue dei vinti, CP, ragazzi, cioè, noi siamo noi, e dall'altra parte abbiamo gente che fa delle operazioni, cioè noi dovremmo essere consapevoli di chi sono i nostri avversari, non sono avversari politici soltanto, ma sono avversari di tipo culturale che hanno ingenti, e aggiungo ingenti capitali per poter investire sul revisionismo storico. Il revisionismo storico è finanziato da case discografiche e soprattutto case editrici. Mi seguite? Questo libro ha venduto 100.000 copie, che è tantissimo. Il sangue dei vinti ha venduto 1,5 milioni di copie, 11 volte più del mio, ed è stato prodotto dalla Sperling & Kupfer con un... come dire, un muro spaventoso di mezzi economici, finanziari, promozionali, che noi non abbiamo. Quindi o capiamo che dobbiamo prendere tutto questo e dobbiamo veramente impegnarci a fondo a cambiare il nostro linguaggio, il nostro modo di approcciarci con il nostro pubblico per cambiare le coscienze, oppure noi saremo irrimediabilmente sconfitti e travolti dalla storia. Cioè lui è un allarme. Allora, chi lo deve fare questa cosa? In primis lo devono fare le associazioni che sono impegnate sulla memoria, ma detto così non basta. L'Ampi già si muove, già fa, già costruisce. E se si dovesse passare da 150.000 iscritti, io spero un domani a 200-300.000 iscritti, cioè quindi dare una potenza maggiore alla casa degli antifascisti, già sarebbe un grande passo in avanti, un grande momento. Anche l'Ampi poi dovrà fare uno sforzo, perché una volta che tu apri così, no? Apri così, devi anche accettare poi, no, un pluralismo, che certe volte è anche un po' così, mi rendo conto, qui mi rendo conto che nella casa degli antifascisti poi dopo può arrivare di tutto, mi rendo conto, però devi accettare, se no decidi di non aprire, e questo è un problema politico ed è un problema culturale. Ma per noi che invece produciamo libri, costruzioni,
Questa cosa deve essere un faro, mi segui? Cioè, non basta soltanto il tuo, no, il lavoro dell'assessore di Portalaccia, cioè, sono tutte cose bellissime, importanti, apprezzabili, o anche io stesso, non basta. La nostra forza, l'unica nostra forza è costruire e realizzare una grande rete, una grande rete, non otto reti, una rete che sia organizzata per contrastare quello che sta avvenendo, cioè è già in atto ormai da molti anni. E questo implica che ognuno di noi che ha costruito la sua piccola rete compie un passo indietro per farne 5, 6, 8, 10, 1000 in avanti. Cioè, ci torniamo un attimo indietro noi per cercare di vedere il grande progetto che manca sulla memoria in questo momento. Io lo sento necessario, perché senza questo noi saremo destinati a diventare veramente dei gendarmi della memoria, ma non quelli che vorremmo essere, cioè difensori, no, tenui della cosa, ma proprio dei poliziotti della memoria, che non volevo passare tutta la mia vita per diventare un poliziotto della memoria, cioè, qui. Questo è, io penso che da qui, da Sinalunga, la carta di Sinalunga, non lo so, ma che mi piace anche perché poi ha anche, no, ha grandi riferimenti letterari, no? Però possa partire da qui, nel nostro piccolo, che però piccolo, grande, insomma, di tante realtà, che un appello generale, più generale, al fatto che noi avvertiamo questo attacco concentrico, che non è più un attacco soltanto politico e non è più nemmeno un attacco soltanto culturale, ma è un attacco al sistema stesso, alle radici, al fondamento della nostra tradizione. Non so se è chiaro. E che quindi sentiamo l'esigenza come associazioni di metterci insieme e riunirci su un unico obiettivo. Poi dopo è evidente che ognuno di noi avrà poi le sue specificità del territorio, perché ogni storia è diversa, ma ogni storia è uguale, se tu vai a sentire, ogni storia è uguale. Cioè la storia del campo di concentramento di Bolzano ha una sua forte specificità che Carla ci ha raccontato, ma se noi andassimo a Fossoli o se noi andassimo, non lo so, in qualsiasi altro luogo, io ho riaperto Villa Triste a Milano dopo 67 anni che era stata chiusa, e Villa Triste a Milano era un posto chiuso perché la famiglia Fossati dopo il 45, dopo che sono uscite quelle due o tre testimonianze dei pochi sopravvissuti che hanno potuto raccontare, non ha più avuto la voglia di abitarci più lì, e ha dato quella bellissima palazzina dei primi del Novecento in omaggio, in beneficenza alle suore carmelitane. Ma a parte Lampi, che aveva fatto un paio di tante messe lì, no? E soprattutto in risposta dell'attacco furibondo del centrodestra, che addirittura in consiglio di zona 10, che è il consiglio di zona 8 a Milano, che è il consiglio di zona che gestisce, cioè che è come zona 8, è la zona, diciamo, di dove c'è Villa Triste, alcuni consiglieri della Lega, che poi in realtà erano due del vecchio movimento sociale italiano, misero come ordine del giorno e ottennero a votazione nella commissione cultura
che Milano dedicasse una via agli attori Luisa Ferida e Osvaldo Valletta, che erano tra i maggiori protagonisti, tra alcuni dei maggiori protagonisti della cosiddetta banda. Allora, e questo è potuto accadere nella città, nell'area d'ora della Resistenza. Allora lui, quando abbiamo riaperto le cancelli di Villa Triste, che sono entrati dentro centinaia e centinaia di milanesi che scattavano le foto con le suore che portavano i milanesi, le persone a vedere le vecchie segrete, abbiamo fatto un'operazione sui luoghi, no? E aveva quel luogo in particolare, così come ogni luogo, aveva una sua specificità, perché era a Villa Triste, non è morto nessuno è stato ucciso, nessuno è morto a Villa Triste, ma Cocchio faceva lavoro sporco per conto dei nazisti e prendeva quelle persone dopo averle torturate in quel modo, facendo le rote, cocaina e quant'altro, cioè c'era anche un fascismo del fascismo, c'era qualcosa di esoterico dentro, delle cose di approfondimento, diciamo quasi di oltre l'orrore, le stesse che ci sono state qua a Firenze, no? A Villa Triste, qua a Firenze, perché Cocchio era l'allievo di Mario Carità, cioè della banda Carità, e quindi lui aveva cominciato a operare lì. Ma poi alla fine abbiamo dovuto far sì che questo posto non si richiudesse, e invece purtroppo questo posto si è richiuso. Questo luogo, che è un luogo di memoria, che abbiamo aperto per un giorno, poi è stato chiuso, poi io ho tentato ancora di riaprirlo, l'abbiamo riaperto un altro giorno, e poi è stato richiuso. Quindi, come diceva Carla, è molto complicato riuscire a salvaguardare, no, tutti i giorni, ma deve essere però un impegno di tutti. Io dico sempre, ci vorrebbero meno attori civili, attori di teatro civile, attori civili, e più panettieri civili, ingegneri civili, insegnanti civili, cioè meno teatro civile e più società civile che si impegna, no? Cioè meno, che ce ne frega a noi? Io e Marco Paolini un giorno abbiamo detto, ma teatro civile, no? Ma in un paese normale, un paese normale, sempre come noi, non racconterebbe il Vajnotta. Il Vajnotta sarebbe storia d'Italia, cioè, no, una resistenza, sarebbe storia d'Italia. E invece nasce il teatro civile. E meno male che c'è, no, ovviamente, però non so se siete d'accordo con me. Se ci fosse anche un pubblico civile, fatto di persone civili, no? Allora queste storie sarebbero conservate e diventerebbero storia collettiva. Penso di... Voglio fare un intervento brevissimo. Due cose. C'è uno storico, Alberto Cavagnola, che fa parte di una famiglia ebrea di Cuneo, lui lavora per l'Istituto Storico di Torino. Ha scritto un libro che si intitola La Resistenza raccontata a mia figlia, nel quale dice: spero che nessuno mai abbia l'idea di farti salire su un treno, diciamo nel giorno della memoria, e chiuderti dentro il vagone per farti capire che cos'è la memoria, perché la memoria appartiene alle persone che hanno vissuto quei fatti. Quello che noi possiamo cercare di fare è farti capire perché alcune cose sono successe e capire insieme come far sì che queste cose non capitino più. E se c'è una cosa che questa cosa mi ha molto toccato, perché noi, il nostro memoriale si compone di tre vagoni dell'epoca sul quale è facilissimo far salire le persone, i ragazzi che vengono a vederla, a conoscere. Insieme al lavoro che abbiamo fatto con Carla e con Tucci, Tucci sostanzialmente, Carla dice la stessa cosa: non possiamo giocare la memoria solo sulle emozioni,
sull'emozione, io ti do un input emotivo su questa cosa, un altro ti dà l'input esattamente opposto, e se è solo un gioco di emozioni abbiamo perso la battaglia. Allora, se vogliamo in qualche modo far crescere quella che è una coscienza civile, quindi cittadini civili, io credo che dobbiamo partire da dati oggettivi, consultabili, conoscibili e davvero coinvolgendo, partendo per quello che ognuno di noi può fare nel proprio territorio, dalle persone più giovani, la scuola, da noi, se abbiamo pro tempore delle responsabilità di tipo amministrativo, politico, nel campo della cultura, della conoscenza, attivando, promuovendo queste cose con i ragazzi e fornendo loro però degli strumenti obiettivi con i quali confrontarsi, con i quali fare ricerca, indurli, invitarli a non accontentarsi nemmeno della mia spiegazione, della tua, ma di farsi promotori loro stessi della ricerca, per costruirsi un'opinione che sia la loro. Allora, in quel senso lì, lavorare per far conoscere i luoghi della memoria serve non soltanto per celebrare questi luoghi, ma per fornire a questi ragazzi degli strumenti che permettano loro di farsi lettori della realtà che hanno intorno e anche attori di questa realtà. Quindi con le loro scelte, oggi magari sono dei ragazzi di 13-14 anni, ma crescendo farsi attori di quella realtà nella quale vivono. È l'unica scommessa che noi possiamo fare, perché sui grandi numeri, almeno io non credo di avere la possibilità, ma nemmeno la capacità di lavorare. Credo invece che valga la pena scommettere sui numeri delle persone che ho intorno, quelli che riesco a raggiungere, e non andrei troppo in crisi su, perché il principio dell'istituzione vale in quanto istituzione. Che ci siano delle persone incapaci, che la maggior parte la usa un po' più, quindi è ancora un altro discorso. Io credo che ragazzi, far capire che un principio democratico conquistato col sangue di tante persone, quello lo dobbiamo difendere, ma tutti i giorni noi, loro, dopo di noi, quindi prima di noi. Per cui se ha un senso per me parlare di città della memoria, va radicato proprio molto nell'oggettività delle cose, nel parlare di cose concrete, nel fornire strumenti concreti, oltre a trovare il modo anche emotivo di trasmettere queste cose, però radicandole molto sulla concretezza. Ecco, non può essere soltanto l'impatto emotivo, perché quello purtroppo può arrivare contrario. No, io volevo dire alcune riflessioni, tanto per capire chi sono io, non secondo le etichette che mi vuole dare la laurea. Io sono molto onorato di essere il nipote del Presidente del Consiglio Nazionale di Liberazione della Toscana, l'avvocato Bonifoli, che a Villa Triste ci ha passato del tempo, prima di riuscire poi a scappare e sopravvivere. E questa per chiarire che io sono, dico scherzosamente, che sono un antifascista genetico. Sono nato in un bagno, in un grovo di antifascista.
edizione, siamo arrivati alla terza edizione, non abbiamo fatto 100.000 copie come te, però qualche migliaio le abbiamo vendute, ma non è tanto che le abbiamo vendute, ce ne importa, è giusto di averle vendute nel senso monetario della parola, ci interessa che quest'uomo che sta per arrivare a 90 anni continua ad andare nelle scuole a raccontare la sua storia in un modo talmente bello, che scusatemi, molto emotivo, ma in qualche volta le emozioni hanno la loro forza, che non può essere posta, non c'è una forza contro la testimonianza di Silvano Lippi, che io ho visto personalmente, posso garantirvi che non c'è nessuna forza emotiva contraria. Non si vince con Silvano Lippi. Un simpatico signore di 90 anni che ne ha passati 60 a non raccontare la sua storia perché si vergognava. Parentesi, ma è un inciso. Silvano Lippi è un deportato sconosciuto. Non è né un comunista, né un ebreo, né un rom, né un omosessuale, è un militare. È di quelli che stavano in Macedonia e che siccome era un militare resistente, disse no, no, io qui nazisti non ci vado, lo presero e lo portarono alla morte. Per cui non dimentichiamoci di questi, perché io devo dire, da antifascista genetico, era una parte della storia che non conoscevo. Perché ci sono tante storie umane che la memoria deve conservare, questo sono d'accordo con la signora Giacomozzi quando dice c'è anche un archivio, c'è anche una cosa, infatti la testimonianza di Silvano Lippi è una testimonianza fantastica perché è una testimonianza originale, c'è gente di quelli che affondarono nella nave famosa che lo vengono a cercare e gli chiedono notizie dei loro parenti. Questo è un archivio vivente che sa, finché legge è una cosa fantastica. Allora, io volevo fare un'altra considerazione, appunto come persona che poi si occupa, come ricordava Laura, di giornalismo militante, di giornalismo civile, di giornalismo di volontariato, questo, di mestiere faccio insegnante, anche quello, un altro tema simpatico. Appunto, l'insegnante. Mi prendo questo inciso. Io l'altro giorno ho discusso animatamente con un amico che diceva in un programma elettorale di una futura lista civica nazionale italiana e tutto vario, mettiamo la Costituzione come materia di studio alla scuola. E io ho detto, scusa, stai dicendo una cosa imbecille, c'è già, da sempre. Il problema è viviamo la Costituzione a scuola, per cui io ogni giorno guardo come trattiamo i bambini e dico questi li trattiamo in modo anticostituzionale, perché se trattiamo i bambini con imbecilli non stiamo applicando la Costituzione italiana, ok? E purtroppo a scuola il clima emotivo che permette il revisionismo lo abbiamo creato in 50 anni di scuola, dove ci sono state delle grandi eccellenze da varie parti, che normalmente sono state affossate a livello culturale e politico, e dei grandi libri di testo di teoria scolastica sarebbe quasi da metterli in galera, perché c'è scritto delle cose sul fascismo allucinanti. Le riforme di tutti i governi, compresi disgraziatamente, lì fatemelo dire, anche quelli di centro-sinistra, della scuola italiana, sono un'indecenza perché hanno eliminato la storia a scuola. Ora, che la storia devo dire, noi facevamo a scuola negli anni Ottanta, la scuola facevamo così, facevamo parlare i genitori, poi arrivavamo i bambini, i genitori, i nonni. Quando arrivavamo i nonni, di cosa si parlava negli anni Ottanta? Parlavano della guerra partigiana, ma chi ne parlava? Ne parlava i partigiani, o anche quelli che non erano stati partigiani, ma ne parlava la gente, i bambini capivano la memoria, perché c'erano i loro nonni che gli raccontavano. Allora abbiamo fatto delle leggi in cui abbiamo reso burocraticamente impossibile far arrivare i nonni a scuola, non si possono far entrare, ci vogliono 2000 permessi, una cosa complicatissima. Tutta la scuola democratica, che è la scuola che ha portato le famiglie in classe, è stata fatta presa a calcioni da tutti i ministri della pubblica istruzione. Allora quella è la vera applicazione della Costituzione,
che nelle scuole si parli, ma si facciano parlare quelli che non ancora vogliono parlare. In Stefano Lippi, che raccontavo prima, lo invitano da tutte le parti perché parla di cose, cioè che Stefano Lippi era addetto a tirar fuori i cadaveri dalle camere a gas. Ok? Non faceva un lavoretto facile. Lui riesce a raccontare questo ai ragazzini e escono fuori tutti sorridenti, perché hanno capito una cosa importante, non escono fuori con un clima schifoso, perché lui lo riesce a raccontare con la forza di un testimone. Allora io sulle emozioni, scusate, ma ci tengo molto, le emozioni sono molto importanti, le emozioni possono portare a cose molto irrazionali, è vero, però le emozioni possono portare anche a una comprensione profonda, umana e positiva di una faccenda. E per esempio l'altra cosa, noi cerchiamo rigorosamente di fare fuori a scuola sono le emozioni. Abbiamo una scuola molto razionale, molto quadrata, molto... No, non esprime i presentimenti. Questo non va. Questo, scusate un po' il disordine. Quando non ci sarà più la possibilità di confrontarsi direttamente con i testimoni che portano la luce, a quel punto lì dovremo comunque giocare su documenti concreti. Perché sicuramente. Assolutamente, anche noi abbiamo avuto la fortuna di avere ancora alcune persone che hanno vissuto questa cosa e siamo riusciti a farli parlare. Il problema è quando saremo noi a raccontare delle cose, allora dobbiamo avere degli elementi concreti. Usando le emozioni. Sì, ma non solo. Si usano le emozioni con i ragazzi. Io dico non solo le emozioni, non può essere solo un passaggio emotivo. Secondo me invece è fondamentale le emozioni. No, che ci sia, sì. Perché se no rimane un circolo stretto, rimane un circolino di 25 persone. Paolini che citava lui è uno che tocca moltissimo le emozioni nel momento, o ha documenti sui quali non riesci a... Il punto di partenza può essere l'emozione ed è fondamentale. Dopo con documentazione una persona che è stata colpita ed è stata può approfondire, cioè, quindi l'importanza di archivi, di documentazione certa è quella che dopo aver percepito tramite l'emozione un pensiero, una comprensione di un qualcosa che è avvenuto e che era completamente al di fuori del pensiero di chi è stato diciamo intercettato, è importante dopo che arriva qualcosa che dica, ma documentazione vuol dire anche testimonianze video, l'archivio che abbiamo di 220 video testimonianze, possono essere l'emozione perché visivamente c'è il deportato che racconta la sua testimonianza ed è un materiale d'archivio perché lui parla ancora quando non ci sarà più. Testimoni, ma quando parli non ce la possono vedere in un equivoco, però, guardare un quadro del Caravaggio, l'emozione è la prima cosa, poi ci si spiega come è arrivato, perché è arrivato, chi è il capitale, è l'emozione, e se te devi calcolare l'opinione pubblica con l'emozione, non la calcoli con la parola. No, e secondo me è fondamentale, certo. Soprattutto in un ragazzo di 12 anni, attenzione, segue l'emozione. Se no, la cosa fondamentale è l'emozione, se no rimane soltanto un discorso da cinema. La polemica mi sono scatenata io, no, dicevo, ma cosa diverte? È una questione. Una questione scientifica, cioè la storia si fa sulla base dei documenti, la base dell'interpretazione dei documenti. L'interpretazione è inevitabile, cioè comunque io vedo una cosa e gli do un'interpretazione. Ovviamente se l'interpretazione è eccessivamente tendenziosa è evidente che porta a un falso. Cioè,
No, questo non è esistito, non è esistito. Però al tempo stesso, se noi vogliamo che la memoria si svolga la funzione, la memoria è prima, noi l'abbiamo in un certo significato, andiamo all'etimologia e alla scientifica. La memoria è una parte importante della coscienza umana, cioè senza memoria voi persone non state parlando, punto, perché nessuno può parlare se non si ricorda una delle parole. A me capita, avendo essere arrivato avanti nell'età, come cavolo era quella persona, come si chiamava, perché non me lo ricordo più e mi girano anche un po' le scatole. Però a parte questo, la memoria è fondamentale nelle attività umane basiche. Andiamo dall'accidente, andiamo a prendere un caffè, senza memoria non si può fare. Gli indios della guerra dicono che senza memoria l'uomo è morto, lo dicono nel senso allegorico e lo dicono nel senso fisico. Io le ho viste. Allora, in quel senso la memoria viene attivata per esempio da emozioni, cioè uno si dimentica le cose che non vuole ricordare per un qualche motivo, no? Cioè questo discorso, il discorso che ogni volta che l'essere umano combina dei distretti casini, diciamo che è un po' lo semplice, come è successo nell'epoca di tutti i fascismi, è stato un momento in cui l'essere umano ha pensato di rispondere a una grossa crisi con dicendo diamo il potere a questi. Ci sono dei signori che ci dicono cosa fare, noi ce ne freghiamo e facciamo quello che dicono. Sto semplificando ovviamente. Allora, questo momento, a un certo punto non si rende conto di aver fatto un errore perché produce uno dei più grossi disastri della storia umana, che è la seconda guerra mondiale, perché tanta gente è così morta, compresa una bomba ammazza 200.000 persone in un corpo solo, non so quante. Allora, la tendenza delle emozioni appunto è quella, rimuoviamo dopo un po' di tempo. La buona coscienza, una coscienza più elevata, è quella che dice no, ricordiamo, integriamo e non dimentichiamo, perché con il confronto con quello possiamo andare avanti. Se non ci confrontiamo con quello, con il peggio di noi, non potremo mai migliorare. Vedi quello che Margheriti ricordava prima, spiegava la situazione politica attuale parlando dell'avvento del fascismo. Splendida comparazione. Perché? Se no qui non ci ricordiamo niente e andiamo avanti e facciamo altre stupidaggini. Adesso c'è la sinistra parlando di facciamo le stesse cavolate che si sono fatte una sempre. Allora, in passato ci deve ricordare qualcosa. È da 20 anni che si tenta di fare quell'operazione. Da più. Che si vuole fare quell'operazione. Mio nonno a un certo punto nel 1960 decide, signore, io mi ritiro dalla politica. Era il presidente del Comitato di Nazionale ed era, credo, una persona onesta e che pensava di fare politica per gli altri, non per se stesso. Per cui che fece, se fondò un partito e poi si trancò. Infatti, giusto per far capire, stiamo a Nova Milanese, stiamo facendo un lavoro con dei ragazzi di un centro di aggregazione, quindi ragazzi che vivono del disagio magari familiare, e che il loro pensiero, la loro preoccupazione può essere il telefonino piuttosto che. Però per intercettarli e attirare la loro attenzione, li abbiamo portati allo spettacolo. Prima abbiamo mangiato insieme a Daniele e hanno iniziato a chiedere, a chiacchierare e a conoscere Daniele. Poi li abbiamo portati a vedere lo spettacolo a quei mondi. Sono rimasti colpiti, hanno avuto un'emozione. Poi successivamente in un altro incontro gli abbiamo fatto vedere un video di Mario Vadia. Quello che ci ha regalato. Sì. Il dovere di ricordare. Dove ci sono, esatto, dove ci sono delle testimonianze all'interno di Vadia, ma anche di loro beniamini, da Giovanotti a Littizzetto, Ligabue. Quindi abbiamo cercato di cogliere la loro attenzione con delle persone vicino a loro. Però cominciando a trasmettere ancora un momento di contenuti. Questi ragazzi
In un terzo incontro siamo riusciti a fargli discutere della Costituzione italiana. Costituzione, articolo 1, leggiamo insieme, cosa ne pensate? Abbiamo iniziato a lavorare sui concetti. Questi ragazzi che fino a pochi mesi prima non più che il motorino nuovo piuttosto che il telefono nuovo, il 25 aprile saranno in manifestazione con noi. Questi ragazzi cominciano a capire che cosa vuol dire 25 aprile, cosa vuol dire resistenza, cosa vuol dire memoria storica. Quindi, giusto, avvicinarli con l'emozione, fargli sentire le testimonianze del nostro partigiano Bacio e dopo presentare a loro la documentazione, le fonti certe, le testimonianze, i materiali d'archivio. Li vedono con un occhio diverso. Se prima un ragazzo di 15, 16, 17 anni davanti a un documento che parla di deportazione, che parla di quindi un qualcosa di certo, con una ricerca storica dietro, lo poteva usare per fare un aeroplanino e non altro, dopo un percorso emozionale all'inizio, successivamente è riuscito ad arrivare a leggerlo, è già un passo avanti, e poi a comprenderlo. Quindi piccoli passi da fare, specialmente con i giovani. I giovani sono menti aperte, menti che in base a quello che vivono, all'esperienza che vivono, si possono modificare. Non che noi vogliamo modificare le menti dei ragazzi, ma insomma parlare di aspirazioni quali il giocatore di calcio di turno, la valletta di turno, la ballerina di turno ha la Costituzione italiana, io mi sento di aver raggiunto un bel risultato. Insomma, un ragazzo che dice: ah, ma che bella la Costituzione italiana, tra parentesi, ma non rispettata, però l'hanno argomentata, hanno detto sì, ma questo non succede, ma sì, questo non succede, e ho detto sì, ma questo possiamo farlo succedere tutti noi, uno, ognuno di noi deve fare il proprio. Questo è il momento di partenza. Non so, io credo che possiamo tranquillamente, se non ci sono Vabbè, tutto questo discorso fascismo, antifascismo, democrazia, democrazia, noi dobbiamo ricordare questo è il capitolo di petto, no? Rispetto alla situazione che siamo, ma dobbiamo essere consapevoli che la conquista della Costituzione è stata una grande cosa, ma che appunto la Costituzione non è applicata, e che ogni qualvolta coloro che più si erano impegnati nella resistenza si sono avvicinati per qualche motivo alla, diciamo così, all'ingresso nel governo, nel potere, eccetera, eccetera, la reazione è stata violentissima, con tutte le cose che venivano prima, no? Dagli strani, se ne è fatte di tutti i colori. Per cui voglio dire che all'interno di questa realtà nella quale operiamo continui ad essere fortissimo lo scontro fra coloro che vogliono applicare la Costituzione, vogliono costruire la democrazia, vogliono allargare le libertà e così via, e coloro che hanno interesse a stare dall'altra parte e ad ostacolare, usando tutti i mezzi possibili. E siccome fra i mezzi possibili noi ci lasciamo con l'amnistia antifascisti dopo la resistenza in tutti i grandi, diciamo così, dello Stato italiano, dalla magistratura alle forze di polizia, ai carabinieri, alle prefetture e così via, si capisce perché a un certo punto la Costituzione non si applica, e si capisce allo stesso tempo quale influenza ha avuto la divisione del mondo in zone di influenza, da parte per un verso all'est dell'Unione Sovietica, da quest'altra parte gli americani, gli impegni che via via ci sono stati, no? Fino alle vicende recenti, l'uccisione di Moro e così via, per impedire che, diciamo, il movimento operaio, la sinistra democratica, potesse arrivare a governare questi paesi. Continuano ad esistere le discriminazioni di fronte alle quali siamo oggi, una parte delle difficoltà
che si incontrano anche nella elezione di un Presidente della Repubblica, nel formare oggi un governo diverso da quello che c'è stato fino ad ora e che ha creato le difficoltà di fronte alle quali siamo, indicano che ancora questo scontro è totale. Quindi noi dobbiamo operare ricordando, facendo ricordare, qual è stato l'impegno degli italiani più avanzati, eccetera, eccetera, con tutti i mezzi così per conquistare zone di libertà, di democrazia, di benessere rispetto a quelle che gli vengono costantemente e quindi collegare davvero alla realtà di oggi, perché altrimenti secondo me è difficile anche parlare di loro. Noi ad esempio sulla questione della Costituzione abbiamo aperto la scuola di democrazia, la scuola di Costituzione, una scuola di Costituzione. Si è chiuso il primo turno, l'abbiamo fatto con la consulta.